il primo negoziante di fine 800 che aprì un negozio organizzato. Poi mio padre e suo fratello aprirono dei negozi. Mio padre aveva attività di negozi di tessuti, un settore, un altro settore di genere alimentare. Mia mamma aiutava, volle che noi studiassimo tutti nelle nostre scelte, ma proprio ci teneva tanto, era proprio convinto che l'ignoranza non aiuta nella vita. Il primo ricordo che mi viene in mente è quando lui, stando nel negozio con clienti, sentiva che c'era un matrimonio. Siccome la mia casa va angolo con la chiesa, lui lasciava tutto, aveva sempre pronto questa grande macchina con le lastre, si metteva questo panno nero in testa per coprire e non avere luce, e usciva col cavalletto già pronto per riprendere. Se la sposa veniva dalla campagna, veniva a cavallo, lo sposo dopo pochi minuti arrivava a cavallo, entravano in chiesa, facevano il loro matrimonio, all'uscita lui era pronto ancora e addirittura dava ordini un po' di compostezza a tutti e di stare attenti. Infatti le sue fotografie sono tutte di gruppi statici, non sono gruppi in movimento. E queste foto in un primo momento le sviluppava lui, poi non era contento, metteva un pacchetto di raccomandata che mandava a Terni, all'azienda fotografica Alte Rocca, e lì faceva sviluppare, poi faceva vedere agli sposi le foto che tornavano, ne teneva alcune esposte nel negozio che si vedessero, aveva una vetrina apposita sulla strada, ci teneva che la gente, più che comprare la foto, che la custodisse. Quando andava in campagna era contento di vedere le sue foto esposte nelle case. Guai a noi a toccare le sue macchine, era gelosissimo delle sue macchine, non voleva che ci mettessimo, aveva un cassetto chiuso con le macchine fotografiche. Spesso davanti al negozio di mio padre c'era una fila di gente seduta sul muro della chiesa, ma una fila ad angolo, a turno, una alla volta entrava nel negozio e diceva che era un emigrante e chiedeva le cosiddette credenziali. Mio padre aveva un pacchetto di fogli e faceva: io mi chiamo Caterina, faccio tutto il lavoro, sono bravo per questo, sono disponibile. Questo è il loro piccolo passaporto di lavoro. E tutti partirono con questo foglietto in tasca. E lo ricordo ancora, in un mio viaggio a Buenos Aires, in un rapporto di scambio che abbiamo Padova-Argentina, mi diedero il telefono della cosiddetta casa Francavilla. Io chiamai e mi vennero a prendere, ma non mi dissero mai che cosa c'era. No, vieni, prendiamo un caffè. Io, quel giorno era una domenica, andai e vidi questa casa bella, vedata, semplice. Tra l'altro avevano chiesto un aiuto alla provincia, quando mio fratello era presidente della provincia, volentieri aiutò a costruire un po' questa casa. C'era una bella sala, c'era un giardino con i fornelli per preparare. Io arrivato a questa casa, in silenzio intorno, entro e la trovo piena di gente francamente. Mi creda, un groppo proprio alla gola, non riuscivo a parlare. Allora, per farmi contento,
si misero a cantare un canto francavillese. Finito, visto che io ero un po' emozionato, si avvicina una vecchina, molto anziana, con suo grembiulone nero, e dal grembiulone tira fuori un foglietto e mi dice: tu conosci questa roba? Ah, di quella è la scrittura di mio padre. Mio padre aveva una scrittura molto bella, noi faceva calligrafia, come si impara a scrivere, slanciatissima, proprio. Ho detto: oh, perché non me lo regali? No, questo è l'ultimo ricordo che ho di Francavilla ed è il mio passaporto per il lavoro che ho trovato. Eh sì, mi sono commosso. Lo sguardo che gli era molto preso dal suo presente, oggi lo riproponiamo come uno sguardo che ci può guidare per il presente e il futuro. Quindi abbiamo ritrovato questa sua capacità di guardare dentro le cose. Sentite? Sì. Okay. Grazie. Chiedo subito se la dottoressa Giuseppina Di Numila può venire qua a nome di tutta la famiglia, perché se siamo qua oggi è grazie alla famiglia Di Numila. Grazie. Buonasera a tutti e innanzitutto io devo esprimere sicuramente un ringraziamento alla città metropolitana che ci ha ospitati così generosamente, mettendoci a disposizione per questo intero mese vari locali appunto del suo edificio. Devo ringraziare le sovrintendenze, entrambe, quella della Basilicata e quella della Puglia, che ci hanno accompagnato, perché hanno riconosciuto, ci hanno incoraggiato in questo viaggio, in questa nostra esposizione, riconoscendo evidentemente un valore, non voglio dire artistico, ma sicuramente culturale, aggiungendolo al nostro valore affettivo, perché per noi le fotografie hanno sicuramente un ricordo, un valore affettivo, ma di questo aspetto un po' di valore diciamo sociale o di valore appunto culturale forse non eravamo consapevoli. E un grazie naturalmente al Rotary Club Arialto, che insomma è il club peraltro a cui appartengo e quindi mi ha, come dire, accompagnato in questa avventura. Oggi per noi è l'evento conclusivo della nostra mostra e nel contempo l'evento, diciamo così, iniziale di questa settimana degli archivi aperti, quindi per noi è un grande onore partecipare a questa manifestazione. Peraltro, piccola, come dire, nota di coincidenza, ieri era proprio l'anniversario di matrimonio di miei nonni. Per chi vorrà poi andare, come dire, a visitare la mostra, c'è una fotografia del loro matrimonio e io la richiamo sempre perché è una fotografia di grande modernità, sembrano due ragazzi di oggi, per l'atteggiamento, per i vestiti, per il modo di porsi. E il significato di questa mostra per noi è quello che poi si è ritrovato nelle ultime parole dello zio Renato. Lo sguardo presente, è perché quello che abbiamo noi ricevuto è essere presenti nel nostro contesto sociale. Quella che noi chiamiamo oggi cittadinanza attiva, essere presenti, vincolati alla nostra quotidianità, al nostro contesto, farne parte attivamente, per quello che è possibile naturalmente, per con le nostre forze. E lo sguardo al futuro, perché lui è stato un uomo lungimirante, ha mandato a studiare tutti quanti. Nella nostra famiglia quello che importa fondamentalmente è stato, almeno ci è stato riconosciuto e donato, è un'istruzione più che, come dire, importante, con l'impegno di metterla a frutto, di farla circolare. Voi vedrete giù, ripeto, per chi avrà il piacere di guardare la mostra, che la mostra è stata divisa in 9 argomenti principali, che con uno sguardo al passato, ma con uno sguardo anche al futuro, sono argomenti che sono di una strettissima attualità, perché si parla di donne, si parla di bambini, si parla di immigrazione, si parla di lavoro, si parla di sofferenze, di, come dire, gioie umane, e vediamo anche in questi giorni che non ci siamo spostati un granché. Quindi probabilmente potremo imparare a ritrovare noi stessi nei ritratti di queste persone
imparare quello che non vogliamo più del passato, ma imparare anche quello che vorremmo in realtà nel futuro. Diciamo che forse l'importanza più grande per noi in questi ritratti è proprio riprodotta in questo concetto, per cui io non posso che dire che sono onorata, insomma, di far partecipare con la nostra mostra a questa manifestazione, e grazie ancora e auguro a tutti buon lavoro. Grazie mille. Se vuole dire qualcosa alla Presidente del Rotary, che vedo presente, e visto che appunto la mostra e anche il convegno di oggi sono fatti in collaborazione con Rotary Italiani. Buonasera a tutti, porto i saluti dal mio club. Siamo stati molto felici in questo lavoro che dura da alcuni anni, perché la dottoressa Giuseppina Di Nubila ha iniziato questo ci ha portato in questo mondo, ci ha fatto scoprire la bellezza di queste fotografie già da alcuni anni, quando siamo stati a Matera durante una mostra per Matera. Quindi sono veramente contenta di aver partecipato come club a questa iniziativa e ancora una volta porgo i saluti di tutto il mio club. Grazie. Credo che possiamo entrare nel vivo, visto che alle 6:30, massimo 6:45 ci scacceranno per chiudere la Pinacoteca, e ci terrei a lasciare il tempo a tutti i relatori di dire con tranquillità quello che a tutti vogliamo ascoltare bene. Prendo pochi minuti anche a nome del mio collega di Potenza, che è molto dispiaciuto, il dottor Mauro Libraga, di non poter essere qui oggi con noi. È un vero peccato, per ragioni familiari che non ha potuto assolutamente evitare, mi ha pregato di portarvi i suoi saluti e di ringraziare tutti per l'iniziativa. Il ringraziamento forse era implicito, ma voglio ribadirlo, alla famiglia Di Nubila e al Rotary e a Città Metropolitana per aver permesso questa iniziativa che per noi è molto importante. La mostra dedicata al fotografo Prospero Di Nubila e al suo archivio rientra nell'attività di promozione e al contempo tutela degli archivi fotografici che la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, unitamente a quella della Basilicata, appunto, persegue come compito istituzionale. Nel 2017 il Ministero, allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha dato l'avvio agli Stati Generali della Fotografia con l'obiettivo di far emergere gli ambiti di intervento prioritario, i temi di policy, gli spunti, le proposte per lo sviluppo delle linee guida che il Ministero avrebbe adottato nel settore fotografico. Fu costituita una cabina di regia per la fotografia per tutelare, valorizzare e diffondere la fotografia in Italia come patrimonio storico e linguaggio contemporaneo. Dagli Stati Generali è nato il Piano Strategico di Sviluppo della Fotografia in Italia, ovvero un documento programmatico che tutte le soprintendenze e gli istituti periferici del Ministero hanno il dovere di accogliere come strumento guida per le attività di tutela e valorizzazione, appunto, degli archivi fotografici. Le due soprintendenze della Puglia e della Basilicata, in virtù di questo, hanno collaborato alla promozione di una mostra fotografica, quella che appunto è allestita fino a domani al piano terreno qui al Palazzo della Città Metropolitana, che porta per la prima volta a Bari la conoscenza di uno spaccato del sud Italia attraverso lo sguardo ritrovato di un fotografo amatoriale lucano, Prospero Di Nubila, fotografo autodidatta, ambulante e di studio, vissuto a Francavilla sul Sinni tra il 1902 e il 1989. Il suo ricco archivio, provo a vedere se riesco intanto a recuperare delle immagini che ho, vediamo se si riesce a vederle a pieno schermo, ecco qua, sono le foto che ci ha mandato proprio il dottor Mauro Libraga, il soprintendente di Potenza, che è andato venerdì a Matera presso l'università a fotografare l'archivio Di Nubila. Dicevamo, il suo ricco archivio è stato donato nel 2004 dalla famiglia alla cattedra di tradizioni popolari della facoltà di lettere dell'università di Matera, dell'università della Basilicata a Matera.
L'archivio è costituito da 380 stampe e 383 negativi su lastra, alla gelatina al mormuro d'argento, di piccolo o medio formato. È conservato ancora intatto presso l'Università, nella sede del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo, all'interno degli stessi contenitori originali di conservazione, come potete vedere. La donazione all'Università lo rende archivio tutelato ex lege, senza bisogno quindi di un provvedimento di dichiarazione di interesse storico o di vincolo, ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei Beni Culturali. Partendo dalla prospettiva di Prospero di Nubila, si è voluto promuovere appunto un convegno come momento di riflessione e di approfondimento sul carattere storico, sociale e antropologico della fotografia, con uno sguardo allargato a tutto il Mezzogiorno italiano. Gli archivi fotografici costituiscono infatti un patrimonio culturale fatto prevalentemente di immagini, ma non solo. Vi sono registri, attrezzature storiche, antichi contenitori. Rappresentano pienamente una testimonianza del passato di cui sono a tutti gli effetti fonte documentaria. Sul fronte della tutela degli archivi fotografici, l'attività di questa sovrintendenza non è, come dire, non è poca. In questi, parlando solo degli ultimi anni, sono state fatte dichiarazioni di interesse culturale di diversi archivi, ne cito solo un paio: l'archivio del fotografo Antonio Tommasi di Calimera, Lecce, il decreto di vincolo è del 2019, e anch'esso è inserito in archivi aperti, e ci sarà una serata riguardo appunto all'archivio Tommasi di Calimera presso l'archivio di Stato venerdì 20 ottobre. Le foto di Tommasi documentano gli scioperi e le manifestazioni degli anni 60, gli ultimi riti per la guarigione delle tarantate, mestieri e giochi ormai scomparsi. La residenza dell'Odin Theatre di Eugenio Barba a Carpignano Salentino nell'estate del 74, ne parlavamo giusto la settimana scorsa con Eugenio Barba a Lecce, la visita di Pierpaolo Pasolini nel Salento nel 75, pochi giorni prima della tragica scomparsa. Un altro archivio dichiarato altrettanto importante è quello dello studio fotografico di Michele Cioci di Canosa di Puglia, vincolato con decreto di questa sovrintendenza l'anno scorso, nel 2022. Credo che sia presente in sala il figlio Cioci, senza occhiali non lo vedo, so che era in arrivo, e anche di questo archivio parleremo durante sia durante il convegno di oggi, ne parlerà la dottoressa Cicala, sia sabato prossimo nella stessa Canosa. E tra le molte istruttorie attualmente in corso, cito solo quello di un archivio fotografico particolarmente interessante, quello della famiglia Duasio di Spinazzola, che ci tramanda la straordinaria storia di una donna fotografa e madre di famiglia che riprese il mestiere del marito morto nella Prima Guerra Mondiale per mantenersi e mantenere i figli. Un altro dei fronti di intervento è quello di dedicare risorse e competenze al restauro e alla conservazione di fondi di archivi vigilati, come nel caso degli archivi fotografici conservati presso il Museo Civico di Bari. Accenno appena che l'anno scorso è stato fatto l'intervento di restauro del fondo Adolfo Porri Pastorel, restaurando e ricondizionando 81 stampe realizzate dal primo fotogiornalista della storia d'Italia. Di questo intervento verrà tenuto su questo restauro. Terremo un intervento il 10 novembre al convegno Linee di Energia oltre la fotografia, organizzato da Intesa San Paolo col gruppo italiano dell'Istituto Internazionale per la Conservazione. Sempre nel Museo Civico c'è un interessante e consistente gruppo di lastre fotografiche dello studio Liborio Antonelli Matteucci, di cui ci siamo impegnati a intervento di restauro e conservativo, e accenno che anche con la Pinacoteca Giaquinto, che oggi ci ospita, è appena stato avviato un accordo per interventi di tutela dei suoi preziosi fondi fotografici. Solo un accenno agli archivi cinematografici, che sono parenti stretti degli archivi fotografici. Abbiamo vincolato da poco l'archivio del cinema ABC di Bari, che è tra i primi cinema del Sud Italia, sicuramente il primo nel Mezzogiorno,
E sul fronte dei obiettivi cinematografici abbiamo avviato una importante collaborazione con Regione Puglia per la tutela e valorizzazione dell'importante patrimonio della biblioteca regionale che si trasferirà tra poco presso l'ex caserma Rossani qua a Bari. Molte sono le attività in questa direzione, ma mi avvio alla conclusione. L'evento di oggi si inserisce all'interno della nona edizione di Archivi Aperti, intitolata, come sapete, gli archivi dei fotografi italiani, un patrimonio da valorizzare. E Archivi Aperti è un'iniziativa di Rete Fotografia, una rete che è nata nel 2011 a Milano su iniziativa di un gruppo di istituzioni attive nel settore della fotografia, con la finalità di creare un sistema aperto di collegamenti e relazioni tra realtà pubbliche e private per promuovere e valorizzare la fotografia attraverso una cultura critica sempre più ampia, aggiornata e qualificata. Siamo molto orgogliosi di essere, di aver inaugurato l'adesione della Puglia ad Archivi Aperti per la prima volta quest'anno, con un'adesione molto ricca. Ci sono ben 5 eventi, e è stato sottolineato dal presidente di Rete Fotografia Fabrizio Trisoglio l'importanza di questo convegno di oggi e dell'adesione così ricca della Puglia durante la inaugurazione della settimana che si è tenuta ieri a Milano. Sul sito di Rete Fotografia e sul suo canale YouTube è possibile vedere il video della giornata di ieri, e sarà possibile tra circa una settimana, vero Luca, vedere anche il video di oggi, che dovrà essere montato dal videomaker, che ringrazio per la sua generosa collaborazione, Luca Rosato, che è presente. E così ho accennato che ci sono diversi eventi, non li elenco, li trovate sul sito web della sovrintendenza, sul sito di Rete Fotografia, sulle nostre pagine social. Oltre ai ringraziamenti che ho fatto prima alla famiglia di Nubila, Rotary, a Città Metropolitana, è doveroso ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile, con la loro competenza e con la loro passione, avviare questo nuovo passo, questo nuovo passo su un percorso di collaborazione e di connessione in rete al di là dei confini locali. E quindi tutti gli illustri relatori di oggi, che poi lascerò a Simona Cicala il compito di presentare, tutti gli archivi, fotografi, soggetti pubblici e privati che rendono possibili anche gli eventi dei prossimi giorni, e infine lasciatemi ringraziare con calore speciale tutta la squadra della nostra piccola sovrintendenza archivistica e bibliografica della Puglia, in modo speciale chi ha contribuito direttamente al progetto odierno. Il mio vice Adriano Buzzanca, che ora è direttore dell'Archivio di Stato di Bari, la funzionaria restauratrice Simona Cicala, che è in servizio presso la sovrintendenza archeologia e belle arti di Bari, in cui dirige l'importante fototeca, ma che fortunatamente collabora anche con il nostro ufficio ed è la vera anima del convegno di oggi e delle iniziative connesse. I nuovi collaboratori Gabriele D'Aprile e Maya Lattaruli, che per la prima volta tengono vive quotidianamente le pagine web e social della sovrintendenza. In questo convegno poi ci ha affiancato con grande generosità Luca Rosato, che ringrazio ancora. E darei la parola da remoto al professor Leandro Ventura, chiedo Gabriele di rimetterlo online, ci sta seguendo da Roma, purtroppo neanche il professor Ventura ha potuto essere di persona qua, fino a ieri sperava di riuscire a liberarsi da impegni familiari, ma segue l'incontro da remoto e ha mandato e trasmetterà direttamente, credo che oggi abbiamo fatto le prove, siamo riusciti a sentirlo, spero che anche adesso funzioni tutto. È il direttore dell'Istituto Nazionale per il Patrimonio Immateriale. Adesso forse ho saltato qualcosa nel nome dell'istituto, ma lascio. Va bene, lascio la parola a Leandro e grazie della sua presenza. Vediamo se ti sentiamo. Mi sentite? Benissimo, grazie. Grazie a voi per l'invito, mi dispiace molto non essere presente, ma ogni tanto capita che la famiglia abbia il sopravvento. Dunque io volevo presentare appunto, nell'ambito di questo convegno,
un breve contributo su quello che l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale sta facendo nell'ambito appunto della salvaguardia e valorizzazione dei suoi archivi fotografici. Archivi appunto che noi abbiamo in parte in comune con un po' di civiltà, ma che stiamo seguendo da diversi anni con vari progetti. Provo adesso a dividere un PowerPoint. Siamo. Lo vedete? Sì. Allora, diciamo, negli ultimi anni l'Istituto ha portato avanti attività di valorizzazione in parte alcuni stati poi donati agli archivi, in parte invece abbiamo seguito la loro, diciamo, assegnazione a delle strutture pubbliche, e appunto abbiamo valorizzato questi archivi una serie di mostre, a partire dalla mostra di Arturo Zappini, figlio di Cesare Zappini, che nel gruppo di lavoro che stava intorno a Vittorio Sica, faceva il direttore di fotografia, ma che ha incominciato a fotografare abbastanza, diciamo, all'inizio, seguendo la realizzazione dei film di Messica, ma anche per esempio insieme a De Martino, che seguì in Lucania nel 1950. Quindi abbiamo appunto realizzato questa mostra che poi presso il Museo Massimo. Leandro, ti senti? No. Mi sento, ditemi. La voce arriva a scatti. Proviamo ad andare avanti più lentamente. Allora, vedo un attimo anche. Andiamo avanti. E speriamo che migliori la situazione. È un po' meglio? Forse sì. Okay. Allora, la seconda mostra che abbiamo realizzato tra il 2017 e il 2018. È dedicato a Giuseppe Paolo Salerno. Ecco, la cosa interessante che abbiamo cercato di fare con questo lavoro di digitalizzazione dell'archivio, sia dei negativi che delle diapositive dell'archivio sonoro, è stata abbiamo attivato un sistema di correlazione di tutti i materiali, per cui noi attraverso una fotografia, andando appunto a, adesso faccio vedere questo esempio di schermata della pagina di lavoro che abbiamo attualmente in uso in archivio, che pensiamo comunque di mettere in rete una volta terminato il lavoro, appunto andando a lavorare su una fotografia, su un numero di inventari di una fotografia o di una diapositiva, si riescono a visualizzare tutti i materiali collegati a quella immagine, e quindi anche le registrazioni sonore, le diapositive e quant'altro. Quindi è un tentativo di utilizzo delle nuove tecnologie per rendere più utilizzabile, diciamo, un archivio fotografico che ha una notevole importanza per le ricerche di carattere antropologico. E questo per quanto riguarda, diciamo, il lavoro sulla digitalizzazione, e quindi sugli archivi già esistenti. E adesso volevo accennare a un progetto piuttosto ampio che è partito l'anno scorso, che riguarda invece l'implemento degli archivi. Noi abbiamo avuto un finanziamento nell'ambito del progetto Strategia e Fotografia della Direzione Generale per l'Età Contemporanea, con il tutto progetto Legami Tangibili nei Paesaggi Festivi. L'obiettivo era quello di realizzare delle campagne fotografiche di eventi festivi
attualmente non coperti dal materiale d'archivio del nostro istituto. Abbiamo coinvolto in questo lavoro 5 fotografi che sono Marina Berardi, Barbara Di Maio, Francesco Faraci, Francesco Faraviglia e Fausto Pomalini, ai quali sono stati assegnati dei reportage fotografici su vari eventi festivi un po' in tutta Italia. Il progetto è quasi in fase di completamento. Vi faccio vedere alcune immagini dei reportage dedicati all'Italia meridionale. Ovviamente ci sono anche degli interventi sull'Italia centrale e settentrionale, tra Umbria, Toscana, Trentino, Friuli e Val d'Aosta. Vi faccio vedere quello che riguarda l'Italia meridionale. Qui siamo alla festa del FAC di Fara Figliolo Petri, che è stata documentata da Pollini. Sono il pittore di Collelongo, siamo sempre in Abruzzo, di Barbara Di Maio. L'uomo cervo di Castelnuovo al Volturno, in provincia di Isernia, di Francesco Francaviglia. Il maschir di Tricarico, in Basilicata, di Marina Berardi. La mascherata di San Mauro Cilento, sempre della Berardi. I rumiti di Satriano di Lucania, di Podarini, nudi di Sant'Alfio, di Lentini, ad opera di Francesco Francaviglia, che ubisce a mari di Acitrezza di Faraci. Oltre a questo abbiamo realizzato delle campagne fotografiche a cura funzionari antropologi del nostro istituto, in particolare di Fabio Fitera, che ha lavorato nello specifico alla festa della Madonna del Soccorso a San Severo, in provincia di Foggia, dove ha documentato le batterie dei fuglietti della Madonna. Allora, rapidamente, queste campagne fotografiche non sono solamente finalizzate ad arricchire, a implementare la documentazione in possesso dell'istituto, ma anche fotografiche hanno consentito di prendere contatto con le comunità interessate per attivare i processi di stimolazione e valorizzazione delle feste. Quindi la fotografia in questo caso è uno strumento, un punto di partenza per avviare un'attività più ampia che è attività istituzionale del settore centrale immateriale, ovvero attività di salvaguardia e valutazione del patrimonio immateriale, in questo caso di eventi festivi. Quindi la fotografia in istituto si sta lavorando sulla fotografia e anche sull'audiovisivo più in genere, sia per rendere funzionali gli attivisti, sia per utilizzare la fotografia come strumento di attivazione, processi di salvaguardia. Spero che sia stato abbastanza chiaro, quindi mi hanno detto che c'erano sempre problemi di audio. Pronto? Allora, grazie direttore per aver dato un contributo importante e rappresentativo, in quanto è fondamentale anche la presenza nella giornata di oggi, una presenza di contenuto da parte di un istituto centrale che chiaramente attraverso le immagini sono fisiche ma evocano contenuti immateriali. Questo è fondamentale nella giornata di oggi, quindi ringrazio davvero questa presenza e presento
il prossimo contributo, che sarà di Gabriele D'Auriglia. Gabriele D'Auriglia è un professore associato presso l'Università di Teramo. Il suo nome è, diciamo, è un nome importante nel nostro settore. Lui ha curato diverse pubblicazioni, diverse mostre per istituzioni pubbliche e private sul tema ovviamente della fotografia, e è membro del consiglio direttivo della SISFO, cioè della Società Italiana per lo Studio della Fotografia. Io con timidezza dico che ho studiato i volumi curati da Gabriele D'Auriglia, sono stati fondamentali nel mio lavoro. Lui farà oggi per noi un intervento concettuale, teorico-concettuale, che affronterà proprio il cuore del tema di oggi, quindi gli archivi fotografici italiani del Mezzogiorno, patrimonio culturale e fonte documentaria. Grazie, buonasera. Ringrazio la sovrintendenza per avermi invitato a questo interessantissimo incontro, a cui capite che ho accettato volentieri naturalmente l'invito, proprio per il fatto che vedo che insomma anche in questa regione si stanno muovendo molto bene le cose dal punto di vista della valorizzazione dei patrimoni fotografici, che è un argomento di cui mi occupo da molto tempo, e naturalmente sono sempre molto disponibile quando appunto vedo iniziative di questo genere, proprio perché effettivamente, diciamo così, devo dirlo subito, insomma, a livello ministeriale la fotografia riconosciuta bene culturale nel 1999, quindi veramente molto tempo fa, e insomma ha avuto sempre un po' di fatica. Io stesso ho incontrato diversi ministri della cultura, la fotografia, occupiamoci. E quindi in effetti, diciamo così, le conseguenze sono state le volte, diciamo così, e insomma non hanno avuto quella linearità che probabilmente in tutti questi anni avrebbe dovuto. Però insomma, comunque, in ogni caso le cose si stanno muovendo, sicuramente è importante che ci sia una sensibilità in questo senso, lo dico da studioso naturalmente, e soprattutto anche da operatore e culturale sulla fotografia, perché e qui appunto la dottoressa Cicala ha parlato di un intervento teorico-concettuale, non è niente di tutto questo, per carità, non è stato esatto, e magari piuttosto metodologico. Ecco, e allora intanto dal punto di vista degli studi non sono moltissime le discipline universitarie, accademiche che si occupano di fotografia, o meglio, sono molte, ma non sono abbastanza, diciamo, sviluppate, non hanno una storia così consolidata dal punto di vista degli studi. Sono diversi settori disciplinari, adesso qui non lo dico, dalla storia dell'arte, comunque alla storia contemporanea, agli storici contemporaneisti, alle discipline che sono quelle a cui appartengo, che studiano il cinema, la televisione, la fotografia, e all'antropologia, eccetera. Quindi insomma ci sono diverse. Non c'è una grande convergenza, diciamo così, fra gli studi in Italia, e soprattutto non c'è una grande sensibilità, e questo mi interessa dirlo, a quel tipo di ricerca fotografica, che è quella di cui praticamente ci è già parlato finora, insomma, no? Anche dalla mostra che è stata presentata e da alcuni interventi, cioè quindi diciamo quel tipo di conoscenza della fotografia che non sia soltanto di carattere diciamo estetico, storico-artistico, diciamo l'inclusione della fotografia nell'ambito degli studi di carattere storico-artistico, come è tradizione sostanzialmente soprattutto in Italia, ma invece anche tutta quella parte, dal mio punto di vista molto più ampio in realtà, dal punto di vista anche dei patrimoni archivistici, che è quella di carattere, diciamo così, culturale, sociale, che è una tradizione di studi che nei paesi fuori dell'Italia almeno 100 anni, diciamo così, di tradizione di studi, quantomeno nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti sicuramente, in Inghilterra, ma anche in Francia, chiaramente con articolazioni diverse. Ecco, questa è una, diciamo, carenza dal punto di vista culturale, secondo me piuttosto grave, e soprattutto che non aiuta l'inclusione delle fotografie d'archivio in un discorso anche di carattere culturale, ma accademico, ma anche non accademico, anche diciamo così divulgativo, sicuramente, cosa di cui tra l'altro mi sono anche occupato.
Oggi si parla prevalentemente, non si parla più soltanto delle singole discipline visuali, ma si parla di cultura visuale, no? Visual culture, come appunto spiegano gli anglosassoni, che sono i visual studies, quelli che vengono insegnati in molti paesi stranieri, anche da noi. Noi abbiamo una certa tradizione di studi da una trentina d'anni, diciamo così. Però perché dico questo? Perché in realtà questo è un, diciamo così, chiavistello che serve un po' per mettere in relazione, per aprire un po' a un discorso molto più integrato, molto più convergente per l'appunto, fra ricerca scientifica e valorizzazione dei materiali fotografici e anche naturalmente quindi archivi, no? La conservazione. Quindi questo è un aspetto estremamente importante perché lo dico perché appunto sta avvenendo qualcosa di simile anche a livello di archivi cinematografici. La messa in relazione fra la conservazione e l'esposizione, il racconto, la narrazione, addirittura negli stessi archivi, dentro gli stessi archivi, archivi che si trasformano in musei, in luoghi di esposizione, che è un'esperienza estremamente interessante dovuta proprio a, diciamo, questa visione ormai più trasversale che riguarda tutti quelli che vengono chiamati gli studi culturali. C'è un museo della cultura visuale che è stato inaugurato da pochi anni a Hong Kong, si chiama M+, un museo cinese sostanzialmente, quindi sostanzialmente e non vi aspettate di vedere se vi capita piace molto altro, ma insomma chiaramente la cultura anche visuale cinese comunque è immensa naturalmente, quindi va bene anche così, ma comunque è un'esperienza interessante, ovviamente noi possiamo anche diciamo prendere ad esempio. Allora, gli archivi quindi e la valorizzazione. Allora, per quanto riguarda, io ho avuto un'esperienza personale da ormai tantissimi anni con l'archivio storico dell'Istituto Luce, che ho curato sia la banca dati, sia la ricerca, la valorizzazione, l'esposizione, eccetera, e che ha avuto tra l'altro, e questo mi interessa dirlo proprio perché per sottolineare il valore culturale di questi archivi, perché a volte mi sembra che bisogna ancora ribadirlo, ma so che la fotografia comunque è un bene culturale, ha un valore culturale, e l'archivio, la parte storica, tra l'altro la parte più critica, se volete, dal punto di vista della visione internazionale del patrimonio dell'Istituto Luce, cioè quello quindi che riguarda il fascismo italiano, e quindi dal 1924, dal momento in cui viene fondato l'Istituto fino al 45, è stato riconosciuto come nel Memory of the World dell'UNESCO, cioè significa per l'appunto che è quell'archivio dell'UNESCO, cioè quella sezione dell'UNESCO che si occupa degli archivi immateriali, cioè gli archivi che se si perdessero, cioè la cui perdita costituirebbe un gravissimo danno per la cultura internazionale. Quindi capite che insomma dal punto di vista, io stesso ho curato tutta la pratica, diciamo così, di accettazione della richiesta da parte dell'Istituto Luce, da parte degli organismi internazionali dell'UNESCO, e vi assicuro che esiste ancora, diciamo, una visione dell'Italia e del fascismo italiano come qualcosa di minaccioso, cioè qualcosa comunque di non riconoscibile, da non considerare ancora, almeno in certi ambienti, ovviamente non storici, come un fenomeno storico e la cui conoscenza chiaramente è estremamente importante. Allora, questo per dire che insomma in effetti c'è una sensibilità, c'è una sensibilità internazionale che quindi naturalmente non dovrebbe aiutarci ad andare avanti, insomma, anche dal punto di vista della valorizzazione dei nostri patrimoni. Mi è capitato di curare anche tra l'altro per il 90° anniversario dell'Istituto Luce una mostra, per l'appunto, una mostra sui 90 anni dell'Istituto Luce, una mostra quindi in cui non era un autore, diciamo, o magari un soggetto a essere raccontato, ma un intero archivio. E quindi diciamo, abbiamo dovuto affrontare un problema estremamente difficile, insomma, quello di in cui come si fa a raccontare tutto un archivio? L'archivio storico dell'Istituto Luce, a parte quello appunto del periodo fascista, dal punto di vista fotografico possiede 3 milioni di fotografie e circa 100.000 documenti audiovisivi. Quindi insomma bisognava trovare una chiave e quindi insomma ecco, diciamo così, in quel caso però abbiamo proprio scelto di raccontare l'archivio, cioè
come l'archivio si è sedimentato, come si è sviluppato, perché si sono diciamo, sviluppati nel corso dei decenni certi tipi di linguaggio attraverso le immagini, e quindi insomma piuttosto che invece raccontare il fascismo, quindi utilizzare la fotografia, in questo caso anche l'audiovisivo, come strumento per conoscere dei contenuti, cosa che normalmente è quello che più facilmente avviene, diciamo così, si passa attraverso la fotografia, no? La prima fotografia, la metafora della finestra, dello specchio, eccetera, viene ancora continua a essere utilizzata, proprio come se la fotografia non esistesse, si entra dentro il contenuto della fotografia, invece la fotografia esiste e ha un suo fortissimo linguaggio, ha una dimensione materiale, ancora più quella digitale, una funzione incredibilmente materiale. Pensate che un file si può distruggere, no? Il file del fidanzato che ci ha lasciato viene distrutto, così come veniva strappata la fotografia analogica per lo stesso motivo. Ecco, ci sono, e poi tra l'altro appunto dal punto di vista della, mi è capitato spesso di lavorare anche con l'archivio dei fratelli Alinari, l'archivio dei fratelli Alinari prima dell'Unità d'Italia è stato il luogo e il luogo produttivo in cui si sono create le immagini, in quantità impressionante, cioè uno dei più importanti archivi italiani, come sapete, che hanno costituito, diciamo, anche un elemento fondamentale di identità per gli italiani. Il modo, le modalità di selezione dei soggetti e le modalità fotografiche attraverso cui realizzare la visione del monumento, dell'opera d'arte, del paesaggio, che vengono utilizzati peraltro ancora molto spesso, ancora oggi, hanno costituito, diciamo, un archivio, prevede come un archivio, cioè un territorio, una nazione ancora in essere, perché i fratelli Alinari hanno cominciato a lavorare negli anni 50 dell'Ottocento, quindi l'unità italiana è arrivata dopo, hanno costituito, diciamo, già un'unità nazionale in forma fotografica, e che poi hanno continuato a fare fino almeno agli anni 10-20 del Novecento, e poi dopo con tutte le altre successive vicende, comprese quelle di oggi, che però comunque è anche difficili, naturalmente, perché forse aggiungo qui tra parentesi che gli archivi fotografici, dal punto di vista della tutela, della conservazione, della valorizzazione, sono fra gli archivi più costosi che esistono, no? Rispetto agli archivi cartacei, agli archivi tradizionali, che naturalmente non richiedono. Non è che ogni foglio d'archivio deve essere catalogato, ogni fotografia sì, e poi la conservazione è estremamente onerosa dal punto di vista appunto dei materiali, delle temperature, dei livelli di umidità, eccetera. Quindi insomma sono archivi molto difficili, più costosi di quelli cinematografici, lo dico perché appunto mi sono occupato di entrambi, che sono costituiti normalmente, un archivio nazionale di pellicole è costituito da qualche centinaio, a volte migliaia di pellicole, insomma non da milioni di fotografie. Di immagini singole. Allora, però questo è importante, insomma, l'archivio come luogo di fondazione di identità, appunto come nel caso dei fratelli Alinari, ma non è l'unico, e poi anche la possibilità di costituire gli archivi come sistema. Per esempio, è stata fatta proprio di recente, è stata appena smontata una mostra alle Scuderie del Quirinale a Roma, l'Italia è un desiderio, fotografie, paesaggi, visioni, in cui le collezioni Alinari e del Museo di Fotografia Contemporanea di Milano sono state messe insieme per raccontare il paesaggio italiano. E può sembrare una cosa ovvia, ma non lo è affatto, perché insomma, gli archivi sono spesso gelosi, no? Insomma, invece il fatto di incontrarsi, dialogare, mettere insieme i materiali, proprio con l'idea di ribadire la propria identità, ma insieme, è un aspetto estremamente importante, come è stato anche sottolineato, e credo che possa essere un punto di partenza molto interessante, importante. Ci sono esperienze più circoscritte, ma altrettanto importanti su questo. Devo dire che appunto la scelta pubblica della conservazione, della tutela, della valorizzazione dell'archivio, gli archivi naturalmente possono essere tutelati, no? come sappiamo, le sue tendenze, ma comunque magari anche rimanendo privati. Però ecco, diciamo, la scelta pubblica, il fatto che il Ministero dei Beni Culturali si occupi, la cultura si occupi degli archivi fotografici, intenda valorizzare questo bene culturale e lo fa, e quindi più importanti archivi sostanzialmente, come anche oggi Alinari,
diventano in varie forme naturalmente pubblici, è un aspetto secondo me molto importante, perché un'indicazione di comportamento anche nei confronti degli archivi privati. A me mi è capitato moltissime volte di vedere degli archivi privati sull'orlo della catastrofe, insomma, e poi dopo anche poi aver saputo di eventuale una successiva catastrofe. Alcuni invece sono stati salvati, per fortuna, e quindi insomma il fatto che ci siano delle ricordate, il resto sono appunto, come ho detto, difficili da conservare, ma anche, anche diciamo così, avendo una specie di strana equivoco per cui gli eredi di un archivio fotografico di un autore, per quanto importante eccetera, pensano di poter magari riuscire a guadagnare dei soldi attraverso questo archivio, e questo naturalmente è assolutamente possibile, però a patto naturalmente di un enorme lavoro per la sua valorizzazione, messa a disposizione eccetera. Questo generalmente sono lavori che può fare il pubblico, non può fare un privato oppure una famiglia, quindi il rischio poi invece è quello della dispersione. Insomma, quindi questo. Dirò poche altre cose. Per quanto riguarda appunto è stato detto della fotografia come fonte per la storia, anche qui naturalmente c'è una lunga storia che adesso non ripercorro naturalmente, sul fatto che gli archivi del passato, dal punto di vista degli storici, gli archivi appunto ancora una volta sono visti spesso come delle visualizzazioni dei fenomeni storici studiati con altre fonti, e invece insomma c'è molto di più. Naturalmente la fotografia può dire, c'è una interessante definizione, suggerimento di William Mitchell, che dice: non bisogna limitarsi all'analisi dei documenti quando si parla di immagini, ma studiare la costruzione sociale della sfera del visibile e la costruzione visuale della sfera sociale, no? Cioè, come dire, che la società costruisce una certa idea di visibile, e quindi sostanzialmente una cultura visuale, sostanzialmente, no? Cioè, noi viviamo immersi in una cultura visuale che è quella che la nostra epoca ci impone, alcune coordinate che ci vengono chiaramente con dei rimandi al passato, a certe categorie, lo vediamo anche in questi giorni con la tragedia della guerra in Medio Oriente, e alcuni cliché rappresentativi che sono fortissimi, che sopravvivono e continuano a esercitare la loro forza, ma anche naturalmente c'è una costruzione visuale della sfera sociale, la responsabilità delle immagini nell'indirizzare la società e certi modi di essere e di credere. Allora, soltanto per dire, poi concludo, relativamente al periodo in cui ci occupiamo in questa sede, cioè la prima metà del Novecento sostanzialmente, e anche poi il maggio del Mezzogiorno, è chiaro che, appunto, essendo mi occupato dell'archivio dell'Istituto Luce, c'è un'invasione di campo da parte del fascismo italiano sull'immagine ottica, un'invasione naturalmente non così, ovviamente molto determinante, ma non totale, non totalitaria, appunto, nel senso che la fotografia, essendo nata molto tempo prima dell'arrivo del fascismo, in realtà aveva già, si era già consolidata, era già diventato un oggetto di produzione individuale, quindi era difficile, come per gli audiovisivi, no? le pellicole amatoriali in 16 mm, 18 mm, poi che arrivano, era difficile avere il monopolio, no? della produzione di questo tipo di immagini, perché chiunque poteva fotografare, i soldati della prima guerra mondiale fotografavano in trincea, e questo considerava un bel problema per la propaganda. Però ecco, quello che il regime fascista fa è la costruzione di un regime ottico, sostanzialmente. Il ruolo della fotografia e dell'audiovisivo in generale, comunque dell'immagine ottica, nel periodo del fascismo è centrale, nel senso che diventa uno strumento assolutamente prioritario di costruzione del consenso, nel senso che sostanzialmente, come questo succede anche nelle altre dittature, anche in Russia e in Germania, dove sostanzialmente l'immagine ottica diventa alleata, grazie anche al fatto che la fotografia viene considerata come uno specchio del reale, quindi come un'immagine che non mentisce, no? Ci crediamo ancora oggi, anche se continuiamo a dire di no,
In realtà si può declinare così a seconda della volontà di chi la produce, quindi il fascismo faceva vedere una realtà immaginaria sostanzialmente, una realtà in cui gli italiani, a parte alcuni periodi importanti di consenso, comunque non avevano un consenso totale nei confronti, non avevano una cosa totale al fascismo, e questo invece se vuoi vedere l'immagine dell'Istituto Luce sembra questo. Ci sono molte cose in più che la fotografia è in grado di dire attraverso proprio la sua capacità, diciamo, di non mentire, però naturalmente se correttamente interrogata, e quindi, però ecco, questo per dire, anche rispetto alle immagini che abbiamo visto poco fa, che in effetti questa immagine, diciamo così, del totalitarismo fascista, in realtà ha un problema, cioè nel senso che in realtà noi, se vedete ancora oggi, quando si racconta quel periodo, attraverso la fotografia si fa quasi esclusivamente attraverso l'immagine dell'Istituto Luce, ma questo per difficoltà di riferimento di altre immagini alle volte. In realtà ci sono stati anche altri grandi produttori di immagini paralleli al fascismo e non del tutto controllati dal regime, come erano appunto gli stessi fratelli Alinari, almeno per un periodo, o per esempio il Curie Club, altro archivio bellissimo, importantissimo, dove gli appassionati che facevano parte del club mandavano le fotografie. E quindi, diciamo così, si racconta attraverso queste immagini anche un'altra Italia, un'Italia reale in qualche modo, non soltanto immaginata come era quella del fascismo. Ma non basta. C'è anche molto di più, ci sono moltissime altre, chiaramente, produzioni individuali anche molto importanti. È stato citato Porri Pastorel, che è stato un fotografo importantissimo, che lavorava anche per conto del Luce, ma che però aveva una sua produzione, una sua visione della fotografia del tutto individuale, e quindi si scontrava a volte. Pensate che le redazioni giornalistiche nel periodo fascista dovevano, in teoria, avrebbero dovuto, diciamo così, utilizzare, acquisire soltanto le foto del Luce da pubblicare. In realtà non lo facevano, mandavano i loro reporter in giro a fotografare perché si aspettavano il Luce, no? Insomma, la nostra amministrazione. E poi c'era Federico Padellani, Luciano Morpurgo, che parlava, raccontava il Mezzogiorno, Zanotti Bianco, Scioglio Maia. Ci sono tantissime realtà, modi di raccontare il Sud, anche solo il Sud, ma insomma il Sud è un soggetto critico molto importante nella storia della nostra fotografia, che è anche soltanto nella prima parte del secolo. Perché a questi poi devono essere aggiunti, e qui appunto arriviamo, però concludo, agli archivi locali. Gli archivi locali sono degli archivi importantissimi. È stato troppo spesso, credo, poi magari mi piacerebbe sentire l'opinione anche degli altri, però troppo spesso il Sud viene raccontato attraverso, o l'immagine, che poi è un'immagine sostanzialmente folcloristica, quella dell'Istituto Luce, quella del fascismo degli anni 20 e 30, insomma con le pastorelle, insomma cose molto, non c'è nulla della realtà del Sud che si scoprirà nel secondo dopoguerra, ma molti autori, anche molto, alcuni conosciuti come i fratelli Troncone a Napoli o Giulio Parisio, che erano anche artisti, ma che comunque poi magari documentavano la realtà sociale, storica, che raccontano anche ritrattisti, che raccontavano anche dei modelli di comportamento diversi rispetto a quelli raccontati dal Luce. Quindi, diciamo così, quello che succede dopo è qualcosa di estremamente importante. La scoperta del Mezzogiorno, che è una scoperta fotografica importantissima, che non è una scoperta soltanto dei fotografi italiani, ci sono i più importanti fotografi internazionali, non soltanto Robert Capa, che arriva con le truppe americane, ma anche appunto David Seymour, Cartier-Bresson, vengono da noi a vedere, a scoprire il nostro Sud insieme a molti fotografi italiani. Però bisogna anche dire questo, che in realtà è una scoperta del Sud dell'Italia che è contestuale alla scoperta del Sud del mondo, cioè da quel momento poi che il resto del mondo comincia a essere esplorato, no? Cioè quelle realtà, ancora se ci pensate, no? Quelle realtà per noi allora ancora oggi sconosciute, quando scoppia la guerra in Ucraina o scoppia la guerra
nella striscia di Gaza, tutti quanti scopriamo che cosa c'è là dentro, no? Sì, ognuno cerca di informarsi, ma poi in realtà quello che succede veramente lì dentro lo scopriamo nel momento in cui qualcuno ci concentra l'obiettivo. E questo è importante, la fotografia continua ad avere questo ruolo importantissimo, tra l'altro, al di là di qualsiasi altro tipo di strumento di comunicazione, anche visuale di comunicazione, come l'audiovisivo, perché ha questa capacità di concentrare l'attenzione, di fermare l'attenzione su dei soggetti che per noi è insostituibile. Tutti quanti sappiamo benissimo quanto la fotografia sia insostituibile rispetto ad altre forme visuali. Quando facciamo una fotografia col cellulare, anziché fare un video, sappiamo benissimo cosa stiamo facendo, perché abbiamo bisogno di quello, non di altro. Quindi, diciamo così, che allora il nostro, la costruzione, la scoperta del sud, del mezzogiorno, sì, benissimo, però ecco, credo che, per questo mi fa molto piacere partecipare all'incontro di oggi, che sono proprio gli archivi locali, come anche quelli che abbiamo appena intravisto, quelli che ci racconteranno un altro mezzogiorno rispetto a quello che, nonostante questa importantissima scoperta che diciamo prosegue per tutti i decenni del dopoguerra, fino agli anni 70, 90, ma anche oggi, da parte di autori, di reporter, di antropologi, ma non c'è solo quello. Quello è un tipo di sguardo, ma questo tipo di autorappresentazione, come quella che abbiamo visto prima, è tutt'altro e ha moltissime cose da dire, quindi moltissime cose da farci scoprire. Grazie. Allora, ringrazio il professor Gabriele Laudilia, che ha in poco tempo affrontato molti concetti densi, allo stesso tempo dolenti anche. E, ha parlato di Adolfo Corri Pastorel. Vedo tra i presenti l'assessore alla cultura del comune di Bari, che chiamo a venire qui, Ines Pierucci. Ines Pierucci è un assessore amico, nel senso dell'etimo della parola, cioè familiare. Con il Comune di Bari è stato possibile, con estrema facilità e collaborazione, trovare delle linee di valorizzazione che hanno portato a tirare su proprio il fondo di Adolfo Corri Pastorel, 81 stampe rarissime, che l'Istituto Luce non sa che stanno a Bari, perché sono foto precedenti 1920. Quindi nessuno, né l'Istituto Luce né l'Archivio Farabola, conserva questi importantissimi e rarissimi scatti che si trovano proprio qui a Bari, al Museo Civico. Grazie al Comune di Bari, all'assessore Ines Pierucci, è stato possibile attivare un percorso di valorizzazione e restauro delle stampe, e vorrei appunto chiamarla qui a dire un pensiero. Buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti, sono molto felice di partecipare e ringrazio per l'invito Marco Giacomo Pascapè, superintendente, col quale dall'inizio e per l'attività elettiva accanto alla dottoressa Simona Cicala ci siamo intesi dall'inizio. Intanto per scongiurare l'equivoco che c'è spesso, non solo rispetto alla fotografia, e ringrazio Gabriele Dautile per questa bellissima relazione, ho preso degli appunti, perché spesso sono utili a noi amministratori pro tempore, che cerchiamo di tendere la mano verso la famosa valorizzazione di cui c'è un grande equivoco anche lì, e prendere un po' le distanze anche dall'equivoco che c'è rispetto alla tutela e alla valorizzazione di cui si occupa la soprintendenza, di cui si occupa il segretario regionale dei beni culturali. Concedetemi anche di salutare il direttore dell'Archivio di Stato di Bari, Adriano Buzzanca, e tutte voi presenti. Ha detto bene Simona Cicala, prima ancora del Fondo Pastorelli, di cui ha parlato molto bene, anche lei nella sua esperienza felice, che poté anche trasferirmi affinché riuscissimo a valorizzare questo fondo fotografico. Al Museo Civico abbiamo anche il Fondo Antonelli e c'è un grande archivio anche di stampe di arte grafica come quelle di Frate Menotti. Accanto a questo, grazie a Simona, prima ancora del Fondo Pastorella, abbiamo inaugurato il Teatro Piccini nel 2019 a dicembre, e fu proprio lei a concederci, accanto alla banale, per così dire, inaugurazione del teatro, che proprio banale non era, subito dopo l'abbiamo chiusa per la pandemia, ecco che questa sarà storia che ricorderemo, lei poté concederci l'opportunità, grazie alla famiglia Antonelli,
di esporre una lastra d'argento molto preziosa che ricordava appunto il teatro dal suo interno, come adesso non è più neanche nella forma di restauro. Gli archivi fotografici sul Mezzogiorno italiano, inutile dire che sono appunto il patrimonio, come ben diceva Gabriele D'Auttiglia, il professore, identitari del nostro paese. Il grande equivoco è anche quello del Mezzogiorno, raccontato sì attraverso alcuni archivi in forma folcloristica, ma è sempre non solo una fotografia, come diremmo, storica, sociale, ma è anche una volontà politica. La propaganda fascista, l'ha detto bene il professore, utilizzava lo strumento, il potentissimo strumento della fotografia per monitorare, governare, controllare probabilmente quella che sarebbe stata non solo la storia contemporanea di allora, ma anche quella successiva di cui stiamo parlando oggi, di cui si continuerà a parlare possibilmente, direbbero, per sempre. In questi giorni a Bari abbiamo inaugurato la mostra di World Press Photo, 10 anni. E la brutalità degli esseri umani che viene riportata appunto in quelle fotografie che raccontano la guerra in Ucraina dell'anno scorso sono quelle che possono essere rimandate immediatamente a quello che sta succedendo in questi giorni sulla striscia di Gaza. La foto vincitrice è quella di una donna a Mariupol che si tiene il ventre su una barella e dopo mezz'ora da quello scatto avrà perso la vita e suo figlio dopo averlo partorito dopo un'altra mezz'ora. Quella foto mi ricorda tantissimo, ecco perché c'è questa grande contaminazione tra gli archivi delle fotografie di un tempo che poi rimandano alla contemporaneità e poi con un salto indietro nel tempo. Quella fotografia mi ricorda immediatamente, dopo aver pianto, dopo averla vista, come donna, come madre, come cittadina, mi ha tranquillizzato tantissimo quella potenza dello scatto fotografico rispetto alla Madonna del Patto di Pietro della Francesca, che ancora una volta, grazie all'arte, la forma artistica espressiva di ogni tempo, grazie alla fotografia, si può persino tornare indietro nel tempo, ma rimanere con i piedi per terra di fronte alla responsabilità e alla consapevolezza che credo la fotografia ci restituisca da sempre, con quella scrittura attraverso una luce strepitosa. Il professore lì a Bari oggi ha visto una luce incredibile, oltre alle temperature che ci vedono bruciare sempre di più alla fonte in tutto il mondo, grazie anche ai disastri, non più cambiamenti climatici. C'è una luce particolare a giugno a Bari, alle ore 16, sul lungomare, che io provo a scattare tutte le volte in maniera pietosa, che è quella che attira registi, produttori da tutto il mondo. Non è soltanto una moda quella che sta accadendo in Puglia, anche quella voluta per una, insomma, favorita da una volontà politica precisa 20 anni fa di investimento nella visione industriale, ma di una particolare attenzione che si è evidentemente indisparto dalle volontà politiche anche di chi riconosce nella luce come ricercatori, scienziati, voi storici, che non avete delle risposte sul futuro, ma avete uno strumento fortissimo che mi affascina molto, per questo l'ho ascoltata con molto piacere, che è l'analisi. Quando Simona mi diceva con il sovrintendente Bascapelli, Ines è un fondo preziosissimo, mi ha raccontato quella parte scientifica così interessante dello studio del recupero, della valorizzazione successiva ovviamente, della custodia e della tutela dei documenti, perché fossero per me una finestra che si aprisse anche storica, sociale, come diceva, antropologica, quella stessa valenza che oggi hanno tutte le forme espressive culturali, persino il teatro, il cinema, la letteratura. Concludo dicendovi che di fronte a queste incertezze e queste paure e anche alle scarse conoscenze che si hanno di questi strumenti, penso che la risposta che ci siamo sempre dati con il sindaco dal primo momento, nel rapporto e anche nella sinergia che dice con la soprintendenza, è quella di una sola risposta, che è quella rappresentata proprio dalla conoscenza, dai saperi e dalla cultura. Ancora grazie e buon lavoro a tutti e a tutti. Il rapporto istituzionale è fondamentale proprio per favorire il recupero, è un rapporto che deve funzionare, questo è veramente importante.
E, abbiamo parlato di Adolfo Corriparo Sorel e adesso introduco un intervento del nuovo direttore dell'Archivio di Stato di Bari, Adriano Buzzanca, che ci parlerà, se vogliamo, del, come dire, dell'erede, di un erede della filosofia di Adolfo Porri Pastorella, cioè di un grande fotoreporter, di un grande fotogiornalista del sud Italia, che è Picarelli, Michele Picarelli. Il fondo Michele Picarelli è conservato all'interno dell'Archivio di Stato di Bari e lascio quindi ad Adriano Buzzanca la parola. Buonasera a tutti, un grazie preliminare a Rotary, alla dottoressa Di Mubila. Ringrazio appunto il soprintendente e la collega Simona Ciccala per questo interessante spunto di riflessione che ci è stato offerto in data odierna. E non da ultimo la città metropolitana e saluto l'assessore Ines Pierucci alla cultura. Allora, sostanzialmente noi quando parliamo di archivi fotografici pensiamo agli archivi privati, dichiarati di interesse culturale, soggetti a vincolo. Ecco, questo è uno di quei casi in cui privato e pubblico devono cooperare proprio per la valorizzazione dell'archivio. Per quanto riguarda, ma non solo il privato, abbiamo anche quegli archivi che sono di proprietà pubblica. Per esempio, se prendiamo in considerazione l'archivio di Michele Ficarelli, è uno degli archivi più importanti in quanto è stato un fotoreporter, diciamo, vissuto tra il 1898 e il 1970, più importante della città di Bari e del sud Italia in generale. Si è formato presso l'atelier Antonelli ed è stato anche fotografo della Gazzetta del Mezzogiorno. Dall'esame appunto di questo archivio, sostanzialmente noi qua vediamo che questo era un bene che in un primo momento era stato dichiarato di proprietà privata di interesse culturale dalla soprintendenza. Poi è stato acquistato dal Ministero appunto della Cultura e custodito per competenza dall'Archivio di Stato di Bari. Il fondo sostanzialmente è formato da 150.000 negativi, lastre e pellicole, diviso in due parti. Saluto qui la collega Renata Zingarelli che si è occupata dello studio del fondo. Questa prima parte, sostanzialmente formata da 46 serie e 2000 negativi, contiene una serie di immagini che vanno dal 1800 al 1960 ed è organizzata per grandi temi. Sostanzialmente è uno di quei fondi le cui prime qua abbiamo sia le lastre appunto, abbiamo sia appunto i negativi sull'astra che sia le pellicole. Per quanto invece riguarda, ci sono delle rappresentazioni che sostanzialmente tendono ad immortalare il paesaggio. Qui, anche riprendendo le parole del professore, noi abbiamo un riconoscimento piuttosto recente di quello che è il valore della fotografia come bene culturale. Parliamo con il testo unico del 99. Quindi da un lato il fondo noi lo possiamo vedere in una duplice accezione, come materiale documentario da un lato e come strumento storico-culturale. Storico perché sostanzialmente vengono riprese una serie di avvenimenti che riguardano sia le città che le zone rurali. Sono immortalate questioni del periodo bellico, le alluvioni, i paesaggi rurali. Qua abbiamo un'immagine appunto di pesca, appunto che riprende il paesaggio di Bari, oppure anche questioni di natura urbanistica. Per esempio c'è una tutta da un lato della Fiera di Levante e dall'altro c'è lo Stadio della Vittoria.
Quindi qua invece c'è un'immagine del lavoro quindi delle donne che è espressione quasi di una serenità che viene costruita e immortalata in quel momento. Anche ci sono delle foto che riguardano attività come la preparazione della salsa di pomodoro, appunto, e altre attività come una vecchia noria per l'estrazione dell'acqua e appunto un funaio che produce coso. Quindi Ficcarelli sostanzialmente riprende personaggi illustri dell'arte, dell'industria, del commercio, ci sono rappresentanti della politica, Mussolini, Matteotti, Legasperi, Gronchi e anche Aldo Moro. La seconda parte invece, che sono dei negativi su pellicola dagli anni 40 agli anni 70, ne sono dei 148.000 stati digitalizzati, appunto inventariati, 13.200. Cosa ha fatto? Qua è chiaro che lo Stato, essendo proprietario del bene culturale, deve rendersi parte attiva per il recupero di quelli che sono i fondi. Nel 2023 l'Archivio di Stato ha presentato un progetto appunto teso a fare tutto questo ed è stato approvato il finanziamento per 278.000 euro. Quindi renderemo, compatibilmente con le somme, perché giustamente, come faceva rilevare anche prima il professore, si tratta di interventi di grandi dimensioni che richiedono dei costi elevatissimi, cercheremo appunto di rendere fruibile pure la seconda parte. Qua, come dicevamo, viene praticamente immortalata una parte relativa alle tradizioni culturali del tempo, e in particolare la festa di San Nicola a Bari e le luminarie della festa patronale di Vitretto. San Nicola del 1945, Putignano il carnevale, e queste sono delle scene di vita praticamente intima e quotidiana, anche matrimoni, lo strumento che utilizzavano i fotografi per poter appunto, e che utilizzano, vivere. E sostanzialmente questo, diciamo, è uno di quegli esempi dove alla tutela dell'istituto che ha conservato il bene c'è stata una prima fase di valorizzazione e ora ci sarà una seconda fase. Questo per quanto riguarda gli archivi pubblici. Per quanto riguarda gli archivi privati, invece, forse il vincolo non deve essere visto più come uno strumento di limitazione di quello che è il diritto di proprietà, ma uno strumento di vera e propria valorizzazione, perché attraverso il vincolo ci si può inserire in circuiti culturali e partecipare a finanziamenti pubblici. La seconda parte, quindi, e concludo, del recupero del fondo, diciamo così, recupero tra virgolette Ficcarelli, riguarda l'inventariazione, la digitalizzazione, la creazione di una digital library, consentendo appunto addirittura di fruire di queste immagini da casa, ed infine il condizionamento. Ok. Io vi ringrazio per l'attenzione. Allora, ringrazio Adriano Bozzanca per il suo contributo, sono dei fondi fotografici più importanti dell'Archivio di Stato di Bari e del territorio in generale. Sicuramente su Ficcarelli c'è tanto ancora da fare, è un corso, è un fondo che si sta scoprendo piano piano e emergono dei linguaggi sicuramente interessanti come quello costruito della vendemmia, appunto, dove non si vede la fatica, si vedono delle donne sorridere, che è il linguaggio del fotogiornalismo, ma anche di più,
E tutto questo, appunto, speriamo che sarà oggetto di un'ulteriore scoperta a cui parteciperà Adriano col suo nuovo incarico. E adesso parlo di uno strumento, cioè parlo invece di un archivio privato, parlo di che cosa vuol dire salvare un archivio che non esiste se non lo dichiariamo di interesse culturale. Questo è il punto, cioè ho riportato qui le parole di una PEC, cioè di una PEC che è arrivata alla soprintendenza. Egregio soprintendente, sono proprietario di un archivio pervenutomi da mio padre, Michele Cioci, che aveva aperto il suo studio fotografico a Canosa negli anni 30 del XX secolo, periodo al quale risalgono i suoi primi scatti. Un'email, così inizia il procedimento di dichiarazione di interesse culturale. Inizia se qualcuno lo segnala. Allora ci si muove, si va alla scoperta e si cerca di capire di che cosa stiamo parlando. Mi presento, sono un funzionario, restauratore e conservatore che lavora in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia. Sono un funzionario tecnico, quindi io mi muovo facendo dei sopralluoghi sul territorio e cerco di mettere le mani negli archivi e di capire come salvarli, come salvarli con la conservazione, come salvarli con la legislazione. Quando arrivo a Canosa io mi ritrovo fondamentalmente questo archivio depositato in un locale di deposito non idoneo, dove il figlio di Michele Cioci, Luigi, aveva potuto adagiare questo patrimonio immenso che è esattamente un'intera vita lavorativa del padre, che apre lo studio negli anni 30 e quando muore negli anni 70 lascia l'attività al figlio. Quindi è ancora attivo questo studio, cioè è uno studio fotografico ininterrotto nel tempo, completamente intatto. La curiosità è che non conserva positivi. Io quando sono andata non ho trovato una stampa, ho trovato solo un'infinità di negativi. Perché? Perché loro le stampe le davano, le vendevano, facevano le riprese e poi la stampa la vendevano a chi era venuto nello studio a farsi fotografare. È uno studio di ritrattistica fondamentalmente. Gli archivi fotografici non sono solo fotografie, gli archivi fotografici sono una sorta di vaso di Pandora, quando lo apri ti metti le mani nei capelli perché trovi di tutto, trovi le attrezzature se sei fortunato, trovi anche gli accessori tipografici, gli accessori per il ritocco delle lastre, trovi qualsiasi cosa. Come facciamo a capire se è interessante o no? Cioè, a quel punto io devo aprire queste fotografie, devo cominciare a guardarle, devo capire di che cosa si sta trattando. E questo è avvenuto, cioè queste sono delle foto di sopralluogo. La prima che apro mi trovo esattamente una lastra con un cuoricino. Una lastra con un cuoricino. Questo cuoricino è un ritocco artigianale del fotografo. Questa foto già parla, è una foto parlante, che parla di qualcosa di più di quello che io vedo, parla di un uomo innamorato, parla di un momento in cui l'amore si può celebrare, si può dichiarare, perché non è scontato. Nella storia dell'umanità l'amore era imposto fino a un certo punto della storia dell'Italia e del Sud Italia, la donna si sacrificava alle scelte della famiglia. Questa foto mi parla già di un momento storico preciso, esatto. E mi parla anche dell'estro di un fotografo che sa fare un ritocco di questo genere. E comincia a interessarmi. Che cosa vedo inoltre? Io parlo di Michele Cioci e voi vedete una busta con scritto foto Cioci. È la prima cosa che ho chiesto al figlio. Dico, ma qui che è successo? Un errore tipografico? Ma Michele mi racconta che il padre era anarchico, era un antifascista. E per sfuggire si stampava in Cioci perché altrimenti il suo cognome veniva riconosciuto. Questo che vedete è una digitalizzazione di un negativo, quindi una mascheratura, un ritaglio di due figure con la freccia, di due innamorati, di due fidanzati. Grande abilità tecnica per l'epoca. E grande messaggio oggi da vedere noi davanti ai nostri occhi.
mi sono fatta perdere insomma dalla spiegazione, però tecnicamente parlando, essendo un funzionario tecnico, io ho trovato delle, dei negativi sull'Astra, la gelatina bovino d'argento, di medio formato, quindi 13-18 fondamentalmente, 10-15, non più grandi. Ho trovato negativi su supporto plastico in diacetato di cellulosa, negativi poi in triacetato, interessantissimo anche questo aspetto, cioè io ho trovato un po' la storia del negativo in questo studio fotografico. E quello che vedete davanti a voi è un processo che si chiama sindrome di Vinegar, è un processo normalissimo di degradazione dei negativi di acetato che iniziano sprigionando un odore molto forte, cattivo, appunto di acido e l'acido acetico, e poi si disgrega la plastica. Quello che vedete è proprio uno stadio avanzato di questa sindrome, è irrecuperabile, tutti i negativi in diacetato sono sottoposti a questo fenomeno di degrado, non si può fare niente se non sbrigarsi a digitalizzare l'immagine per evitare di perdere il contenuto. Che cosa ha intervisto Luigi Cioci? Mi dice: mi piace descrivere un dettaglio riguardante l'archivio che riguarda il periodo della guerra. Poiché non si riusciva a trovare negativi vergini per fotografare, Michele, il padre, comprava al mercato nero degli enormi rulli di pellicola fotografica. Misuravano circa 30 cm, avevano un diametro di circa 20 cm, che erano quelli usati dagli aerei di ricognizione americani dal 1944 al 1945 a Pantanelle, località in agro di Canosa. Gli americani allestirono un aeroporto, cioè mi racconta una storia incredibile su come il padre riusciva a recuperare questi negativi sul supporto plastico per continuare il suo lavoro, cioè. Quindi lui ritagliava questi enormi rulli presi dagli americani e ne ricavava i negativi sul supporto plastico da caricare sul suo attrezzo. Trovo la storia del negativo di triacetato, cioè il progresso tecnologico porta a scoprire il triacetato, che non è soggetto come il diacetato a questa accelerazione forte verso la sindrome acetica. Anche i negativi in triacetato, se ognuno di noi a casa nostra ha i negativi in triacetato, se apre il cassetto sente questo odore di aceto, si sente anche nel triacetato, ma non è così veloce il degrado rispetto al diacetato di cellulosa. Trovo la storia della fotografia a colore, dello sviluppo cromogeno, trovo negativi a colore, trovo cose tecniche interessantissime, anche molto diffuse però. Ma il vincolo, io per vincolare un archivio devo scrivere una relazione di vincolo, devo dire perché è importante, perché questo archivio buttato lì, che non si sa come gestire, deve entrare nello Stato, io lo devo motivare, non posso dire che è importante a priori. E comincio a fare una ricerca di natura biografica e storica. E Michele Cioci chi è? Chi è Michele Cioci? Michele Cioci nasce alla fine dell'Ottocento, è il quinto di una famiglia numerosa, il padre rimane vedovo molto presto, il figlio maggiore coglie alla fine dell'Ottocento la scia di quest'arte nuova che si diffonde anche nel sud Italia, che è l'arte della fotografia, la impara e incomincia a fare il fotografo ambulante. Questo figliolo, che ha quattro fratelli e il padre da aiutare, si porta il fratello minore. All'improvviso muore Antonio, il fratello più grande, e Michele a 15 anni apre il suo studio di fotografia. Deve portare avanti questo mestiere perché deve vivere. La fotografia è in completo, cioè si lancia, si aprono gli studi di ritrattistica, la gente va, paga per farsi fotografare, inizia la sua vita produttiva, che è felice, e si presenta davanti a lui una popolazione altrettanto felice. Questo mi ha incuriosito, perché nelle immagini che ho visto io non ho visto la disperazione, non ho visto la povertà degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50, io ho visto personaggi felici che vanno allo studio di ritrattistica e si fanno fotografare con i vestiti che belli, la bella acconciatura, la famiglia. Incomincio a leggere documentazione, scopro i libri corali da Daniele Daudiglia, i saggi di Rosario Pericone che sono qui, incomincio e leggo che si parla di un processo di costruzione della famiglia coniugale intima. Che cosa avviene? Avviene quello che vi ho detto, cioè la donna e l'amore, nasce l'amore, cioè la fotografia riprende la famiglia che festeggia un matrimonio, nasce l'attenzione all'intimità coniugale, cioè
e incominciano a vedersi questi sposi innamorati, la famiglia, l'attenzione proprio al nucleo, a un'intimità che l'Italia scopre in questi anni. Questa foto è incredibile, qui che cosa vedo? Qui addirittura una donna che soffre d'amore. E che cosa fa Michele Cioci? Va, incide l'emulsione e scrive l'emulsione, una ferita in cor che getta sangue, aggiunge le lacrime agli occhi. A Canosa è diffuso nella Settimana Santa, l'ho chiesto a Luigi, il culto della Maria addolorata, della Maria sconsolata anche, insomma, tutte le Marie sofferenti, diciamo, vengono venerate. A Canosa è un culto molto diffuso nel sud Italia, questa donna proprio ricorda una Maria addolorata. Che cosa vedo? Vedo bambini, le foto dei ritrattisti che ritraggono molto bambini, si è parlato di fascismo, il fascismo crea una grande politica sulla scuola, c'è una grande attenzione alla scolarizzazione, i bambini si fanno fotografare i vestiti come i bambini fascisti della scuola fascista, ma c'è un'attenzione al bambino nuovo, i bambini non arrivavano a compiere un anno. Cioè, morivano di fame. L'Italia incomincia a crescere, i bambini incominciano a mangiare, si presentano allo studio fotografico prosperi. Questo bambino è incredibile. Questo bambino è vestito, sembra quasi Padre Pio. È un bambino, cioè, un significato sociale estremamente forte in questa ritrattistica che vedo incredibilmente davanti ai miei occhi. Il bambino nudo è un soggetto molto ricorrente in tutta Italia, proprio perché il bambino nudo? Il bambino nudo per far vedere proprio la cura della famiglia nell'educazione del bambino, nella sua salute, nel suo benessere. La cura è anche nei giocattoli, si comprano i giocattoli, la foto col giocattolo, la famiglia dice che vuole bene a suo figlio, che lo cresce bene. E qui è incredibile, perché questo studio ininterrotto io mi trovo questo linguaggio dagli anni 30 agli anni 70, cioè è incredibile, cioè i bambini crescono, cambiano i giochi, cambiano il modo di vestirsi, ma il linguaggio è quello. Io ti presento, mio figlio è ben vestito, è qui, sta bene, c'ha il suo gioco. Qualche volta questi giochi non erano dei bambini, chiaramente erano lì nello studio fotografico. Arriva il decreto di vincolo, ce la facciamo, tutto quello che vi racconto mi basta per dire che è importante, ma io quello che ho visto è niente in confronto alla grande mole di materiale inedito, completamente inedito, che racchiude questo studio fotografico e che va scoperto. Arriva il decreto di vincolo, che è uno dei primi atti fondamentalmente di Marco Giacomo Bascapè, che è qui con noi, che lo firma quindi il 29 settembre del 2022, e mi piace dire che appena vincolato l'abbiamo candidato a finanziamento. Adesso stiamo aspettando una risposta della DGA. Ogni anno, verso febbraio, la DGA e me, verso i primi dell'anno, emette un bando per ricerche e progetti che permette di salvare gli studi, di candidare a progetti di conservazione e valorizzazione anche gli archivi privati. E quindi bisogna aiutare. La sovrintendenza sta facendo anche questo. Quello che vedete è proprio quello che dicevo, cioè i giocattoli li metteva allo studio fotografico, ma questo cavallo non è dello studio Cioci, questo cavallo è di un'altra ispezione che vi accenno qua, ma il vincolo ancora non sono riuscita a farlo. È lo studio fotografico di Michele, della famiglia Duase di Spinazzola. E qui che troviamo? Troviamo però una bella fotografia del cimitero con l'epigrafe che ci parla di questa decana dell'arte fotografica, fece della sua vita mirabile esempio di virtuosa laboriosità. Sono andata al cimitero per vederla. E lei è la figlia, in verità, è la madre, Maria Duasio Carbone, che, morto un marito in guerra, che era fotografo, vuole portare avanti il mestiere del marito, lascia i ricami, e prende lo studio fotografico del marito, fondato alla fine dell'Ottocento, era un fotografo ambulante di Spinazzola, ha due figli da mantenere, scrive al marito prima che muore in guerra, gli scrive come si sviluppa, come si fa, non capisce, ci sono delle lettere. È molto interessante questo studio fotografico,
però qui io trovo solo negativi di dei ritratti, dello studio di ritrattistica di piccolo formato, faccio fatica a trovare negativi di medio formato, trovo poche fotografie, poche lastre, trovo tantissima, questo è un po' come va il mestiere, comunque trovo tantissime apparecchiature fotografiche. E niente, quindi interrompo il mio discorso, vi ringrazio, questa è un'immagine di quello che vuol dire ispezionare, cioè mettere le mani in questi archivi, tirarli su, riconoscerli, le segnalazioni possono muoversi sia da parte della sovrintendenza, la sovrintendenza si muove e va a vincolare, ma se il territorio sa, deve chiedere, deve scrivere, così la sovrintendenza può agire. Questo è un messaggio che voglio che sia forte, come anche forte deve essere quello che le pubbliche amministrazioni devono lavorare insieme per tirarli su, perché come ha detto Gabriele D'Autiglia, costa molto conservare un archivio fotografico, ma quello che nasconde è un tesoro estremamente senza valore, non ha un valore diciamo economico, ha un valore immenso, quindi bisogna lavorare in questa direzione. Con questo concludo, grazie. Scusate l'emozione. Allora, adesso mi piace presentare a voi Rosario Perricone. Rosario Perricone insegna antropologia culturale, antropologia dell'arte e museologia presso l'Accademia delle Belle Arti di Palermo. Per me è stato sicuramente uno dei suoi saggi, è stato, come dire, di ispirazione, quindi con grande onore lo chiamo qui a parlare. Esporrà appunto un contributo sugli archivi comunitari e le fotografie di famiglia. Grazie. Io per venire, grazie. Io avevo portato un PowerPoint, non so se, però forse non. Intanto ringrazio veramente di cuore gli organizzatori del convegno, la dottoressa Cicala per l'invito, il sovrintendente, la famiglia di Nebbia per questo incontro di oggi, per aver permesso la mia presenza qui. Io vengo da Palermo, è stato un viaggio molto complicato, lungo, sono andato a Roma, poi sono tornato qui, insomma è stato. Però sono molto contento di essere qui con voi oggi, perché per due motivi, diciamo, anche forse tre o quattro, però intanto sicuramente due. Uno, perché ho conosciuto finalmente De Visu dopo anni e anni di incontri epistolari l'amico Gabriele D'Autiglia, col quale abbiamo iniziato un rapporto di lavoro nel 2005, quando nel saggio, nel volume dell'enciclopedia Einaudi sulle fotografie di famiglia in Italia, un bellissimo volume veramente, che, perché in realtà gli incontri non sono mai casuali. Io sono un antropologo e inizio il mio lavoro sulla fotografia da antropologo, quindi non esattamente al contrario rispetto a tutto quello che avete visto oggi pomeriggio qui. Cioè io non mi sono mai occupato di studi fotografici, ma mi sono occupato delle fotografie che la dottoressa Cicala non ha trovato nello studio fotografico del fotografo Michele Cioci. Cioè, lei ha detto, avete sentito, io ho trovato tantissime lastre fotografiche, tantissimi negativi, ci ha fatto vedere tantissimi, no? Tutta l'evoluzione della tecnica fotografica. Ma non ha trovato i positivi, no? Non ha trovato le stampe, perché chiaramente, come vi ho detto, le stampe andavano alle persone ritratte. Quindi io mi sono occupato delle stampe, se vogliamo usare, diciamo, questa metafora. In che senso? Nel senso che la mia ricerca inizia nel lontano 97-98, in un piccolissimo paese dell'entroterra siciliano, un paese di 1500 abitanti,
dove inizio a fare una quello che gli antropologi fanno, che dovrebbero saper fare, oggi devo dire sempre meno, cioè una ricerca sul campo. Quindi inizio a ragionare con le persone della comunità su quali sono gli elementi più importanti di questa comunità, le feste. Io mi sono occupato tantissimo di feste, eccetera. A un certo punto, con un amico archivista, intercettiamo un fondo archivistico di fototessere degli anni 20. E da lì nasce tutto un discorso con la comunità. E da qui il titolo, no, non è questo. Questo sì. Ok. E da qui il titolo di questo mio intervento, Archivi comunitari. Perché da questi 5 blocchi di fototessere trovati presso l'archivio comunale di questo piccolo paese, che si chiama Cavamonaci, che è anche complicato a nominare, in provincia di Agrigento, iniziamo a interessare la popolazione locale, quindi un rapporto diretto con le persone che non avevano mai visto queste foto dei loro antenati, perché non erano foto che magari possedevano, perché queste fototessere erano fototessere degli anni 20, quindi già molte andavano, sono andate perse, eccetera. E quindi inizia questo rapporto diretto con le persone del luogo, con tantissime persone, e iniziamo a vedere i loro album fotografici, gli album di famiglia. Gli album di famiglia che tutti voi, penso, in buona parte, forse più giovani, no, non più, ma sicuramente quelli che hanno la mia età, sicuramente sì. E da queste, dall'analisi di queste immagini fotografiche degli album di famiglia, delle famiglie, all'interno di questi album di famiglia, troviamo che cosa? Troviamo moltissime delle fotografie che la dottoressa Cicala poc'anzi vi ha fatto vedere. Quindi troviamo i bambini, no? Ecco, questo è esattamente, sono andato a recuperare questa ricerca degli anni 90, perché ci tenevo molto oggi a fare della ragione. Troviamo le fotografie dei bambini, no? Questi sono due maschietti. Ma allora, qual è il ragionamento che io voglio fare qui oggi con voi rispetto a questo tipo di archivi? Parliamo di archivi che sono diffusi nella comunità. Oggi si parla tantissimo di interventi comunitari, di socializzazione comunitaria rispetto anche alle pratiche culturali, no? Quindi alla ricerca di comunità, a partire forse da una serie di elementi oggettuali, non solo immateriali, come anche in questo caso. Cioè, rispetto all'archivio che abbiamo visto poc'anzi, queste immagini hanno un surplus di informazioni. Qual è il surplus di informazioni che queste immagini hanno? Il surplus di informazioni che queste immagini hanno sono i ricordi delle persone che queste immagini posseggono. Ad esempio, vedete quel bambino sulla destra, in alto? Ecco, quello si chiama Rosario, come me. E conosciamo la storia di vita di questo signore, ma non perché io sono obbligato a conoscerla, anche se in questo caso proprio sì, ma perché ce la raccontano i proprietari, i possessori di queste immagini, no? È come le foto dei vostri antenati che possedete e che custodite gelosamente a casa. Allora si innesca un meccanismo che è il meccanismo della narrazione sull'immagine, che ci permette di andare oltre il semplice ragionamento di carattere estetico sull'immagine, perché se noi su questa immagine non abbiamo nessuna informazione se non quella visiva, vediamo che questo è un bambino che sembrerebbe una bambina in realtà, perché ha una gonnellina, però se abbiamo studiato un attimo l'abbigliamento del tempo, siamo nel 1915, e capiamo che questa era una modalità di un abito di festa del bambino, no? Un abito festivo. E vediamo che ha una strana cosa appesa al centro del vestitino, potrebbe essere una spilla, no? Com'è? Un cameo, no? Potrebbe essere un cameo. Poi però, con una indagine un po' più approfondita, capiamo, parlando con i possessori di questa immagine fotografica, che in realtà quella spilla che loro ancora posseggono non è un cameo, è la foto del nonno
che era morto qualche anno prima e di cui questo bambino, che si chiamava Rosario, porta pure il nome, perché come sapete nelle famiglie carattere tradizionale si tramanda il nome dell'antenato, di solito nella famiglia patriarcale come erano le nostre, il nome del primogenito è il nome del papà, giusto come immagino qualcuno qua abbia come me d'altro. Allora questo discorso, questo tipo di ricerca mi ha portato a ragionare sempre più sull'aspetto irreale della fotografia, sul fatto che la fotografia, no, come ha detto Gabriele poc'anzi, come hanno detto tutti, buona parte degli interventori di oggi, non è la realtà, no? Non è la realtà. La fotografia è quello che diceva il buon vecchio maestro, il fotografo percepisce e che attraverso il mezzo tecnico esperisce. Quindi noi, se io faccio sempre a lezione ai ragazzi l'esempio del campo e del controcampo, no? Un esempio banalissimo. Io sono qui, guardo voi, vedo, siamo nello stesso momento, nella stessa stanza, vediamo cose totalmente diverse. Io ho una prospettiva, voi ne avete un'altra. La stessa identica cosa avviene quando c'è stata una fotografia. E allora, in questo caso, quindi, oltre a capire, di solito gli studi si concentrano, no, giustamente sull'artista, sul fotografo, pochi sono gli studi che, soprattutto in quel periodo, adesso fortunatamente ce ne sono tanti, si sono concentrati su come quella comunità, quella famiglia voleva essere rappresentata, perché non è solo uno stile del fotografo, ma c'è anche una volontà della persona ritratta in base alle pose che si assumono e in base ai vestiti con i quali si presenta, no? Il vestito di festa sì, ma la spilla c'è un motivo preciso. Quindi sì, inizio a intrecciare questo tipo di relazioni tra quello che è l'oggetto fisico, cioè l'immagine fotografica, e quella che è la narrazione, quello che ho chiamato in un libro che è questo qui, oralità dell'immagine, no? Cioè una relazione tra il racconto orale, la narrazione orale e l'oggetto fisico. E poco fa Gabriele ha citato giustamente il maestro degli studi della cultura visuale internazionale, che è John Mitchell, che come sai abbiamo avuto la fortuna di conoscere e di frequentare a Palermo insieme a Michele Cometa. E John Mitchell dice, oltre a questa bellissima frase che Michele ha citato, dice un'altra cosa che a me piace molto e che cito spesso, e dice: non chiediamoci che cosa l'immagine significhi, perché fino ad oggi questo abbiamo fatto. Chiediamoci che cosa l'immagine vuole. Poi dico, dove vuole l'immagine? Niente, è una cosa ferma, è un oggetto inanimato, come può essere senziente? Come può volere qualcosa? Ecco, questo che John Mitchell dice, cosa chiediamoci, cosa l'immagine vuole, è esattamente il tipo di relazione che viene messa in atto. Perché? Perché l'immagine si attiva, viene attivata dalla relazione che noi abbiamo con essa, e ovviamente ognuno di noi ha una relazione, può intrattenere relazioni diverse con la stessa immagine. Quindi in ognuno di voi queste immagini hanno fatto scattare meccanismi totalmente diversi, o quasi. Ma c'è di più. Rispetto a questo, noi abbiamo anche la possibilità di comprendere come alcuni elementi che banalmente potremmo chiamare, John Mitchell li chiama così, quindi se lo dice lui forse potrei dirlo anch'io, di animismo contemporaneo. Cioè di animismo contemporaneo. L'animismo è quella cosa che noi attribuiamo agli oggetti una sorta di anima. E perché allora non dovremmo farlo con le fotografie, dove ci sono delle persone ritratte e che spesso noi conosciamo e che abbiamo conosciuto? Ecco, e questa è la seconda fase della mia ricerca. Oltre alle fotografie dei bambini, poi alla fine del lavoro, ovviamente vado avanti veloce perché io non vi voglio tediare, bambini, donne, uomini, queste sono tutte fotografie
diciamo, ritrovate negli album di famiglia, emigrati, i militari. Io vado avanti velocissimo perché non mi voglio tagliare, mi interessa il concetto. Non volevo tagliare. Mi fermo, partiamo da qui. Ecco, per esempio, andiamo da queste, le fotografie di due emigrati in America, no? Sapete benissimo che queste fotografie venivano usate come cartoline e quindi certificavano fondamentalmente che cosa? L'esistenza in vita di queste persone, no? Erano esattamente l'opposto di quello che ho detto poco fa, cioè erano la realtà, cioè erano la persona ritratta. Però il rapporto sempre è in relazione con chi quelle foto guarda, quindi con la famiglia. Allora, questo è fondamentale comprendere in questo mio, nel tipo di lavoro che noi facciamo da antropologi sulle immagini fotografiche. Questo tipo di relazione che si attiva è fondante e va al di là dell'aspetto estetico, solo dell'analisi estetica dell'immagine, perché questo è, secondo me, come dire, la base fondamentale di partenza. Se volete, è banale, ma io so per esperienza che non è banale, perché ancora oggi siamo intrisi di cultura storico-artistica, bellissimi quadri. Là dentro volevo proiettare il ritratto di una nobildonna, prima di questo poi non ce l'ho fatta a caricarla, no? C'è un ritratto di una nobildonna, ovviamente come tantissimi altri, però siamo intrisi molto di un atteggiamento, diciamo, ancora legato all'atteggiamento storico-artistico, dico io, pre-Ebi Warburg, che è, no? il grande, colui il quale ha rivoluzionato la storia degli studi nella storia dell'arte, proprio sul Rinascimento italiano, tra l'altro, ma che pochi ancora hanno, diciamo, seguito. Quindi queste immagini sono, poi ci sono immagini militari, anche qui, queste sono immagini del periodo della Prima Guerra Mondiale, quindi abbiamo una lontananza con gli emigrati, no? E queste foto servono per fare questo, per segnalare la loro esistenza. Una foto che, vediamo se riesco a trovarla, è simile alla foto che ci ha fatto vedere la dottoressa Cicana, ma non ce l'ho qui, era la foto di un militare all'interno di un cuore, perché era stata spedita alla fidanzata. Ci sono le foto ovviamente dei matrimoni. Nelle foto dei matrimoni la cosa più importante sempre da segnalare, a mio avviso, in tutto questo è sempre il ragionamento che riguarda anche il contesto contemporaneo, è il ragionamento dell'inserimento dello strumento tecnico all'interno del meccanismo sociale, all'interno della struttura sociale, come in questo caso dei riti, come noi chiamiamo, dei riti di passaggio, no? La macchina fotografica, la fotografia non sconvolge il meccanismo strutturante della società contadina di quel periodo. Sono fotografie che vanno dalla fine dell'Ottocento fino alla prima metà del Novecento, queste che state vedendo, ma entra esattamente nei momenti topici della vita comunitaria e individuale, in quelli che Arnold Wagener chiamava i riti di passaggio: la nascita, il matrimonio, la morte, a certificare ulteriormente la ritualità dello scatto fotografico, l'importanza dello scatto fotografico come evento eccezionale. Tant'è vero, come avete sentito anche dalla dottoressa Cicala, che la maggior parte delle fotografie, e anche queste, le persone ritratte sono in abiti festivi. L'eccezionalità dell'abito segnala l'eccezionalità dell'evento dello scatto fotografico, perché l'abito festivo veniva indossato solo, lo dice il nome stesso, durante la festa, no? Quindi ci si veste con l'abito festivo per andare dal fotografo, perché è un evento eccezionale che deve certificare e certifica quel momento, quel rito di passaggio. E ne abbiamo diversi. Questo è il matrimonio, ovviamente durante il matrimonio, chiaro, queste sono tutte foto scattate davanti, quasi sempre davanti il sagrato della chiesa, e anche qui mi piace raccontare un aneddoto sempre, perché davanti al sagrato della chiesa è il momento, no, di passaggio dall'interno all'esterno. Non a caso ancora oggi tutti voi, compreso
no? Quando c'è un amico o un'amica che si sposano ed escono, attraversano, marcano la avete presente, no, quel momento quando marcano la soglia, cosa facciamo? Li riempiamo benché vada di riso, no? Se qualcuno è anche arrabbiato, no, e non è un caso, cioè, non è un caso. Nel rito nulla viene a caso. Il fatto che noi inondiamo i novelli sposi di riso nel momento in cui attraversano la soglia è esattamente il rito di passaggio. Prima si faceva con il frumento, prima si faceva con tutta una serie di semi, ma sono sempre semi, dal punto di vista rituale poco cambia, no? E la fotografia non è un caso che viene scattata esattamente in quel momento. Non ci sono fotografie durante il momento dello scambio dell'anello, ma le fotografie sono sempre fuori, davanti, il sagrato della Chiesa. E questo, a mio avviso, è uno dei momenti importanti. Cioè, sono diverse. Poi troviamo all'interno di questo corpus fotografico, che poi ho tagliato, delle foto che sono quelle che si chiamava le foto degli 8 giorni, cioè dopo il matrimonio, soprattutto in Sicilia, ma ricordo di aver letto anche, diciamo, in Puglia e nel sud Italia in generale, c'era un momento, questo lo racconto un importante etnografo siciliano che si chiama Giuseppe Pitre, dove gli sposi restavano a casa per 8 giorni, non uscivano, c'era il tabù dell'accensione del fuoco, cioè vuol dire non si poteva accendere il fuoco, dovevano essere, diciamo, accuditi dalle famiglie, quindi portavano il cibo, si portava il cibo a casa, esattamente come avviene ancora oggi in parte o avveniva per i funerali, no? Per 3 giorni, soprattutto il primo giorno, poi prima era per 3 giorni, non si consumava, non si poteva accendere il fuoco, no? E si chiama un tabù rituale che serve a questo. Esattamente la stessa cosa avveniva per i matrimoni. Dopo 8 giorni la nuova coppia usciva da casa, si recava di nuovo in chiesa, quindi aveva consumato il matrimonio. Ovviamente dovete spiegarvi che non era come adesso, giusto? I rapporti tra uomini e donne erano totalmente altri e diversi, quindi non mi sembra inutile dire qualsiasi cosa rispetto a questo. E che facevano? Si facevano una nuova fotografia con gli abiti degli 8 giorni. Quindi vedete anche lì un altro momento rituale importante, dopo gli 8 giorni, un'altra foto nello studio fotografico. Non a caso, di solito, il viaggio di nozze una volta era di circa una settimana, no? Che corrispondeva bene o male a questo periodo di isolamento della nuova coppia rispetto alla società. Perché anche lì, essendo una nuova coppia, non si capiva bene cosa potesse succedere da questa nuova unione, no? Sono una serie di vincoli rituali che noi ritroviamo poi, paradossalmente, nelle immagini fotografiche, ma paradossalmente no, perché la fotografia entra nello schema strutturale della società e certifica i momenti apicali, anzi li enfatizza, non solo li certifica ma li enfatizza attraverso questo meccanismo della continua possibilità di vedere quello che prima si poteva vedere solo una volta, no? Nel momento in cui il rito, cioè, si svolge. E poi ci sono una serie di gruppi familiari più o meno numerosi, ovviamente, che io non vi faccio vedere. L'altro elemento importante per me, che viene fuori da questa vecchissima ricerca che poi ho riportato avanti e che trovate anche in questo libro, è la foto nella foto, la metafotografia. Questo è, e ci sono diversi casi, tantissimi casi, no? Che poi ci sarà il fotomontaggio, eccetera, ma questo è un gruppo familiare, infatti l'ho messo nel gruppo familiare, perché la moglie e il figlio che sono ritratti nella fotografia, e lui è carcerato, è un mafioso della zona, e si fa fotografare, quindi ricostruisce la famiglia virtualmente attraverso l'immagine fotografica. Quindi questa foto viene spedita alla famiglia e la famiglia ha una foto del gruppo, la moglie e il figlio hanno una foto non del marito, del padre, ma della famiglia, del gruppo familiare. Quindi la fotografia inizia a lavorare, a suggerire anche a quest'altro compito, quello di annullare le distanze e le differenze, e non solo. Anche qui, moltissime fotografie che io ho trovato in questo paese erano fotografie di donne sole con bambini, ovviamente relative al fatto che c'era stata una forte migrazione. Quindi, studiando e vedendo queste fotografie di donne sole con bambini, a un certo punto incappo in questa immagine, voi dite, vabbè, è una foto di una famiglia. Ma invece è un fotomontaggio, perché già
ovviamente, come gli storici della fotografia sanno, i fotomontaggi esistevano da più di un cinquantennio alla fine dell'Ottocento, no, un cinquantennio no, ma più di 30 anni sicuramente. I tre uomini che vedete dietro sono emigrati in America. Me l'hanno detto i possessori dell'immagine, benissimo, ma io però faccio l'antropologo e sono appassionato di antropologia storica, quindi dovevo vedere se era vero, dovevo anche avere era possibile avere una documentazione, diciamo, storica, d'archivio su questa emigrazione. Quindi ci sono messo a cercare con santa pazienza tutte le partenze, gli arrivi per le Americhe. Fortunatamente c'è un portale che funziona benissimo, americano, con tutti gli emigrati che sono arrivati a New York alla fine dell'Ottocento e fine del Novecento, e ho esattamente trovato i loro nomi, quando sono partiti, quando sono arrivati, perché anche lì il confronto e il dato storico spesso ci è utile per confermare anche teorie o idee, no? Per farvi comprendere anche cosa può scattare, qual è la complessità del ragionamento e della riflessione che può scattare davanti a un'immagine, che sembrerebbe, diciamo, anche banale, no? Una semplice foto di famiglia. E poi le foto, quelle che nessuno vuole mai vedere, le foto della morte. Perché esattamente come la foto del matrimonio, all'uscita dalla chiesa c'è la foto del feto. E non è un caso singolo, non è un caso isolato. Sono casi precisi, anche lì ritualmente connotati. Quindi dalla culla, come diceva il buon vecchio antropologo, dalla culla alla bara. La fotografia entra in tutto il percorso, diciamo, della vita dell'uomo, il corteo funebre, poi anche la lapide, e infine il ricordo fotografico, col ciondo, no? Con l'immagine del marito, del fratello o del figlio, nei casi più sventurati, che viene sempre, sempre portato con sé. E quindi ha un ulteriore, altro importante significato da un punto di vista non solo dell'oggetto, ma anche dell'azione performativa. Cioè queste immagini diventano immagini che sono performate. Diventano immagini perché sono performate, perché sono indossate in questo caso. Non perché sono solo viste e guardate, no? Che già è un fatto, diciamo, importante, ma anche perché vengono indossate e vengono esposte, perché questi ciondoli non sono nascosti in solito, ma sono in vista, si vedono, sono proprio messi lì per ricordare il caro estinto, il caro defunto. E da qui poi si è sviluppata tutta una ricerca sulla morte che vi risparmio, perché a me interessa in questo consesso darvi questa prospettiva, diciamo, antropologica, che incrocia, che aggiunge, permettetemi di dire, al dato esclusivamente estetico, anche un aspetto, diciamo, di antropologia sociale e relazionale. E la cosa che vi dico alla fine è che tutte queste immagini che avete visto sono state raccolte nelle famiglie, in tante famiglie. Io ho visto più di 1500 fotografie, forse anche 2000, e erano tutte interessanti per la storia, per le relazioni. Poi abbiamo fatto una grande mostra comunitaria all'interno della quale tutte le persone sono venute a vedere le proprie foto che avevano esposto nell'album fotografico all'interno di questo percorso espositivo. Abbiamo fatto poi un volume, ma la cosa importante qual è stata? La cosa importante e fondamentale è stata la relazione che si è creata tra le persone e queste immagini, perché molto spesso, pur diciamo, custodendo queste immagini fotografiche a casa, non le vedevano da anni, e quindi nello sfogliare quegli album, nel rivedere queste immagini hanno assunto nuova vita rispetto al momento nel quale i proprietari li hanno visti, li hanno rivisti. E questo rivedere non vuol dire solamente ricordarsi delle persone, ma vuol dire ricordarsi e far proprie le storie che queste persone
hanno tramandato e hanno trasmesso ai proprietari delle macchine fotografiche, ma vuol dire anche che in una nuova visione, dopo anni e anni, quello che vedranno i possessori di queste immagini non sarà la stessa cosa. Perché? Perché sono cambiati loro, è cambiata la loro vita, hanno assunto posture, come diciamo, diverse, e quindi inevitabilmente quello che riusciranno a vedere e a ricordare di queste immagini, di queste persone più ritratte, sarà sicuramente diverso. Grazie. Grazie per questo prezioso 45-2021 all'interno degli atti 2021, quindi un'esperienza di valorizzazione legata alla famiglia, alla fotografia e ai contenuti che abbiamo esposti. Andiamo Frontino. Grazie per la lusinghiera presentazione, per essere qui tutti. Sì, allora, come accennava la dottoressa Cicala, in questo intervento vi racconterò di un'esperienza molto interessante, a mio avviso, insomma, anche che ha avuto anche un esito di pubblico, e trattandosi di una mostra molto, molto positiva. È una mostra promossa nell'ambito di un bando della direzione generale dell'attività contemporanea, che il Comune di Bari è riuscito a candidare e che insomma si è aggiudicato. Mi dispiace insomma che anche l'assessora sia andata via per ricordare quel bel momento, in cui insieme al professore Luca Molinari di architettura, professore dell'Università Vanvitelli di Napoli, si è costruito un percorso espositivo sull'immaginario della città di Bari, del suo territorio, a partire proprio dalla lettura degli archivi fotografici. C'è un problema di realizzazione un po' schiacciato. Quello che sarebbe dovuto vedersi è la locandina del libro, insomma, del catalogo della mostra, che illustrava un po' un'esperienza archivistica portata alla luce. Fondamentalmente in questo percorso si è cercato di mettere insieme delle esperienze archivistiche molto diverse tra loro. Siamo partiti dall'archivio Notarangelo. L'archivio Notarangelo è un archivio storico di un fotografo di origini pugliesi, nato a San Michele di Bari nel 1930. È deceduto nel 2016 e nasce a San Michele, dove praticamente sviluppa una cultura politica a contatto con la comunità locale, una comunità fervida, una comunità contadina, di cui diventa grande osservatore e grande ammiratore. Sentiva nel sangue questa appartenenza. Una partenza che si interrompe durante gli anni del fascismo, quando decide di dedicarsi alla vita religiosa, cosa un po' bizzarra, ma lui si iscrive in seminario a Bari e qui vivrà il dramma della guerra che porterà poi agli anni della liberazione nel 1945, quando tornerà al paese, al suo cosiddetto casale,
il paese natale di Domenico Tarangelo, dove la curia lo espellerà per le sue simpatie antifasciste. Lui era di famiglia antifascista, era un grande cultore della cultura, ripeto, meridiana, quindi un fervido sostenitore della libertà del popolo. Tornato al Rapio Casale, segue tutte le varie attività, tutte le varie fasi storiche dell'apertura delle nuove case, delle camere del lavoro, delle rivolte dei contadini, e diventa la voce dell'unità presso appunto nei territori, diventa giornalista per la Puglia e la Basilicata e diventa un grande fotografo. E subito dopo il 1945, nel 50, va a Matera, si trasferisce a Matera, lascia la Puglia, ma la Puglia resterà sempre un punto di riferimento per lui. Poi vi racconterò anche degli aneddoti che toccano il cuore leggendo la sua autobiografia, che si chiama C'ero anch'io, pubblicata nel 2012, introvabile, ahimè, esisteva in stampa, ma al momento insomma, non è facilmente reperibile. Tornando a Moderno Desiderio, che cosa si è voluto realizzare? Scusate, l'Empa si è portato a parlare subito di Matarangelo perché è una cosa che sento un po' più nel cuore. Ma Moderno Desiderio è un percorso espositivo che viene sviluppato per appunto all'interno della programmazione del Festival dell'Architettura del Comune di Bari, di ARC, del 2021, scusate, che si tiene, una mostra che si tiene al Teatro Margherita. Un progetto espositivo di valorizzazione degli archivi. Che significa per me, che sono una curatrice e una storica della fotografia, valorizzare degli archivi attraverso un percorso tematico che è quello della rappresentazione del territorio di Bari e della città di Bari. Che cosa significa? Significa mettere in relazione contenuti visivi, testuali, esperienziali e anche audiovisivi soltanto parzialmente diversi tra loro, ma che uniti appunto da un filo tematico, affinché diciamo, la staticità dell'archivio che risiede appunto nella messa in sequenza di immagini, unità artistiche indipendenti, possano trovare un filo conduttore, non soltanto per me che sono la curatrice che organizza il concept della mostra, ma per chiunque acceda a quella mostra. In quelle immagini messe insieme per un preciso disegno espositivo, ogni spettatore poteva trovare un filo conduttore e una storia altrettanto interessante e individuale. Come vedete, questi sono gli spazi della mostra progettati con l'idea del cosiddetto work table. Entrati nel museo del Teatro Margherita, si apriva davanti allo spettatore una grande X che in realtà erano supporti orizzontali su cui a modo di work table, di consultazione archivistica, chi ci arrivava poteva guardare le fotografie stese su questi tavoli, fotografie che venivano protette da delle lastre di vetro. Questo perché era importante sottolineare anche il modello di consultazione dell'archivio su superficie orizzontale. Quindi non avevamo pareti in questa mostra, ma soltanto superfici orizzontali. Il racconto si immola in quanto sale narrative, quindi varie sul suo territorio nel secondo dopoguerra. È singolare che in un festival di architettura si parli di pari del suo territorio e non ci sia il progetto architettonico. Questo però non è degli architetti, perché veramente si segue poco l'esperienza espositiva del festival di architettura, e quindi l'innovatività di questa mostra stava nel fatto che la città e il territorio venisse raccontato dalle persone che quel territorio avevano vissuto e non dagli architetti. E questa era una cosa interessante, l'architettura vissuta, perciò le fotografie venivano nel nostro soccorso. Le storie narrative erano costituite appunto dall'archivio Notarangelo, di cui accennavo, dell'archivio di Cecilia Mangini, la nuota cineasta di Mura di Bari,
recente, deceduta, conservato in archivi a Modra, archivio del movimento operaio, che ci ha praticamente concesso una parte della, del documentario Essere donna di Cecilia Mancini, che parla proprio del cambiamento del lavoro del tessuto culturale e sociale della Puglia, dell'Italia in generale, però con un poco specifico sulla Puglia, nel momento in cui l'agricoltura viene sostituita brutalmente, lo dico così, dalla fabbrica. E quindi l'immaginario della donna lavoratrice realizzata eccetera in realtà si confronta nel documentario di Cecilia Mancini con delle realtà molto più realistiche, molto più vere appunto il boom economico e la crisi della modernità quindi arrivano dopo un percorso tra Notarangelo e Cecilia Mancini, si arriva poi all'immaginario collettivo degli alberi di famiglia attraverso un percorso di acquisizione comunitaria delle fotografie degli alberi di famiglia per arrivare poi ai contemporanei, quindi come i fotografi, gli artisti contemporanei guardano al territorio attraverso appunto lo specchio della modernità. Noi vengono da Rangelo, vi dicevo, di questo artista parlando di moderno desiderio, una mossa sul territorio di Bari, si è voluto valorizzare soprattutto quel reportage che Emilio Tarangelo realizzò a suona Chio Casale con San Michele di Bari e poi a Polignano subito dopo essere diventato fotografo dell'Unità. Quindi lui a fine anni 50 ritornò dopo essersi trasferito a Matera nella sua terra di origine, quindi la Puglia e San Michele di Bari aveva maturato la sua cultura politica e qui portò un reportage bellissimo che si chiama Mezza alla porta, che significa davanti alle porte, in cui lui, questo era il mio Tarangelo, queste sono le fotografie che lui, è un reportage che dedica alle attività dei paesani davanti alla porta di casa, quindi l'uso e gli usi e i costumi della popolazione di fermarsi davanti alla porta, di vivere la soglia della porta come un'estensione della casa. È un reportage molto, molto intimo che fa riconoscere appunto l'appartenenza di Mimì a questo tipo di cultura della paesanità e quindi la pulitura delle mandorle, poi ci sono le fotografie che definiscono, che raccontano un po' l'esplicazione delle mandorle, la controlla degli uomini fuori al bar e per arrivare poi insomma alle sedi politiche e alle camere del lavoro che lui conosce molto bene perché è molto inserito in questo contesto in quanto documentarista attivista. Era una figura centrale di riferimento per il Sud Italia, per il pensiero meridiano, era stretto contatto con Pierpaolo Pasolini, ad esempio, di cui curò la documentazione fotografica nel 63, quando Pasolini a Matera girò il Vangelo secondo Matteo, era al suo perdito, era come quello che ora definiremmo, no? l'assistente regista. Le feste popolari a San Michele e tutto fu un vero e proprio atto d'amore nei confronti del paese. Successivamente la mostra raccoglie le fotografie della bellissima Polignano in questo momento del boom economico e qui iniziano le prime fotografie del moderno desiderio, la rincorsa della modernità. La rincorsa della modernità che praticamente si dimentica del tutto della civiltà contadina a cui appunto Notarangelo era fortemente legato. E proprio a proposito della rilettura degli archivi in chiave contemporanea e di collegare l'archivio visivo con l'esperienza diretta, con la fonte diretta, la testimonianza o la riflessione teorica, io ci tengo, ho preso una piccola parte dell'autobiografia di Notarangelo in cui lui ci dice, ci mette al corrente di ciò che succedeva, di cosa significava andare al mare dalla campagna durante il fascismo, nel 1936 in particolare. Cosa succedeva? Succedeva che...
chiamano ferie. È convinzione comune che se siano venute di moda solo di recente. In realtà si chiamano anche prima. Allora erano 15 giorni al mare. Dal 15 agosto chi poteva permetterselo si trasferiva appunto a Polignano e succedeva quando il mondo era contadino. Ci racconta appunto di come sul tracciato della via di Turi per il mare e poi man mano verso Conversano si formavano una fila interminabile di traini, uno dietro l'altro, col suo carico di masserizie e di corpi assonnati. Erano appunto i traini, erano i calessi su cui almeno una ventina si trasferivano al mare. E racconta tantissimi aneddoti, un viaggio lungo, una trentina di chilometri dal paese all'ultima discesa. Macchialogna, a due passi della costa, dove appariva il lungo smagliante nastro azzurro del mare putignanese. E racconta tanti aneddoti, tante storie legate a questa stanza, fino ad arrivare a qualcosa che poi ti impieta nel racconto, perché lui torna in queste terre quando ormai è grande, quando ormai è un professionista. E allora dice, avevo 6 anni, era il 36, quando tornando da Polignano ci fermammo a fare uno spuntino a Curi, in una piazzetta poco distante da un severo edificio di pietra viva, con tutte le finestre protette da pesanti cancellate in ferro. Lungo i muri perimetrali in alto c'erano delle torrette, anch'esse in pietra, dentro le quali si vedevano strani uomini col fucile. Papà, parlando con mio fratello, disse che quello era un carcere e ve l'ha rinchiusa anche una persona importante. Qualche anno dopo dovevo apprendere che l'uomo importante si chiamava Antonio Gramsci. Se l'aveva fatto includere Mussolini per far tacere per sempre il suo cervello. 10 anni dopo, nel 1946, a piedi di quel carcere eravamo migliaia, accorsi dall'impatto della Puglia dell'Italia, ricordando dell'assassino di cui si erano macchiate le mani di fascisti. Io ci tenevo a dare questo aneddoto perché qua lavorando sono un po' abilitata in questo archivio, sono dentro la famiglia, insomma sono un po' una curiosona in quel caso. E quando l'ho letto, cioè, mi si era aperto un mondo, cioè, la mia pratica, il modo con cui mi piace lavorare, cioè connettere gli archivi con l'attualità del presente. Ed è quello che gli archivi mi permettono di fare quando sono approfonditi. Ed è quello che noi abbiamo cercato di fare anche appunto in questa mostra. Mi sono permessa, insomma, questa parentesi per darvi una un'idea concreta di come come si possono valorizzare gli archivi attraverso lo studio della ricerca e anche un flusso tornando a noi, vi faccio vedere un'esperienza interessante che è quella di Album di Famiglia, che con il curatore esperto appunto Luca Molinari, che nuovamente lui ha voluto realizzare. È un progetto dal basso, sia da vicino, insomma, al relatore che ha fatto prima di me, ed è un archivio in cui le famiglie, per i percorsi didattici, partecipativi, itineranti in Puglia, donavano, condividevano i propri album di famiglia. Non li donavano fisicamente, noi li digitalizzavamo e li abbiamo catalogati nella maniera migliore possibile con delle schede catalogate appositamente compilate, precompilate, che raccolgono un po' il meglio che chi ce li ha consegnati credevano di possedere nei loro archivi. Quindi è già una lettura importante questa qua, no? Perché loro hanno donato il meglio di come si rappresentavano, si sono rappresentati in fotografia. È interessante vedere come la costellazione di immagini, in questo senso, abbia portato a un pre-union iconografico rispetto al concetto di moderno nel territorio. Ecco, questo è il modello di rappresentazione più diffuso negli anni 50-60 degli archivi che io ho potuto, della polifamiglia che io ho potuto conoscere. Lo status symbol, ecco, poi lo status symbol, bisognava possedere la lavatrice e quando si possedeva bisognava passare una foto con la lavatrice perché era un traguardo formidabile, un inno al femminismo, non so che dire, ed era in un certo senso un'iconografia costante, un modello di rappresentazione, proprio perché lo diceva anche l'attore prima di me, l'autista, il professore, lo diceva, la fotografia non dice la realtà, va interrogata. E questo modello di rappresentazione definisce quello, il modello con cui quella persona voleva
rappresentarsi, voleva rappresentarsi nell'accezione della modernità, è una volontà ben precisa del soggetto. Questo succede anche con la televisione, ovviamente, vedete? Un po' pasticciato, però sì, è una televisione. E questi sono altri altri, per arrivare poi agli album del Clou, no? della mostra Moderno Desiderio dell'automobile, e quindi la gioia, l'immenso piacere della modernità, che è l'automobile, che è la spiaggia, che sono le teste, che è il jukebox, e tutto quello che è correlato appunto a questa esperienza di crescita sociale e culturale. Questa emblematica, il trullo, l'indichiamo un po' nel contesto territoriale. Per arrivare poi appunto al contemporaneo più o meno, cioè negli anni 80, 1984, e sono molto contenta di parlare a voi di questo proprio qui alla Pinacoteca di Bai, perché da Bai partì nel 1984 il famoso, importantissimo progetto tra di Luigi Birri, Enzo Verardi e Gianni Leone, fatto questo progetto album, Viaggio in Italia. Questo progetto curato dal grande fotografo Luigi Birri, che propone di ricostituire un nuovo alfabeto del paesaggio contemporaneo italiano attraverso l'esplorazione dei luoghi e degli attraversamenti di quei luoghi, luoghi che non sono i luoghi simbolo delle città e dei territori della nazione, del paese, ma i luoghi vissuti, quindi le periferie, quindi da un tratti, e quindi le aree extraurbane, che diventano subito, nel progetto di Luigi Birri, rappresentano la ridefinizione dell'immaginario culturale e sociale del paese. Un'esperienza fotografica contemporanea di grande importanza, di cui insomma abbiamo, che ci ammirano a livello internazionale, proprio perché è la prima esperienza con cui la produzione artistica italiana si riconnette con le esperienze europee, se pensiamo alla Dakar in Francia o ad altri tipi di esplorazioni fotografiche, soprattutto negli Stati Uniti, di dove appunto è il fotografo che si fa narratore di un cambiamento culturale che di base era il passaggio dall'età industriale a quella post-industriale, perché negli anni 80 è quello che stava succedendo. E loro riescono a cogliere questo aspetto di passaggio attraverso il linguaggio della fotografia. Questa è una delle immagini più famose di Carlo Garzia pugliese, fa parte del gruppo di Viaggio in Italia, e realizza il suo lavoro sulla Puglia, e quindi questa è una delle sue fotografie più famose, scattate a Trani, idem queste due. Chiaramente dobbiamo tenere il focus sull'esperienza sul territorio di Bari e Bari città, per arrivare insomma a questa immagine che è un po' vincolata, ma è un po', diciamo, il contro immaginario più comune della Puglia contemporanea, insomma, una Puglia difficile che tutto resiste e che insomma, chiude il mio intervento. Tutto è affidato a Laura Levore. Laura Levore è una professoressa di discipline artistiche. Laura Levore è una appassionata di fotografia, un'appassionata nel vero senso della parola, e ha fatto un lavoro di ricerca che, partendo dalle fotografie, ambisce a ricostruire l'archivio fotografico di una ditta, di uno studio fotografico di cui non si ha più traccia, di cui non si ha più notizia. È un percorso sicuramente molto personale e intimo, direi, che lascio insomma le sue parole. Allora, a me è entrato compito di chiudere questi interventi così ricchi e pieni di significato, diciamo. Il mio è un'indagine, diciamo, un po' più intima, ma anche un po'
ci porta un po' indietro nel tempo rispetto alle ultime, agli ultimi interventi fatti, perché si tratta di uno studio attivo nella città dove tuttora vivo, che è a pochi chilometri da Bari, Modugno, uno studio fotografico di cui io decido di interessarmi a conclusione del mio ciclo di studi. Mi avvicino al fotografo istituzionale della mia città e chiedo collaborazione. Questo fotografo mi dice che non può aiutarmi perché l'archivio è andato distrutto per un guasto nello stabile in cui era situato. Io non desisto, mi rivolgo a collezionisti, amici, famiglie e inizio a recuperare il materiale, chiaramente con una attenzione particolare alle foto che derivavano appunto dallo studio Lo Iacono. Non so come, non lo ricordo, perché purtroppo questa ricerca è datata, è un po' datata, riguarda 40 anni fa, non ha visto luce se non nella commissione d'esame che mi ha esaminato al termine dei miei studi. Io riesco ad avere l'indicazione delle sorelle di questo fotografo, cioè due anziane signore che si mostrano molto gentili e soprattutto piacevolmente sorprese dall'interesse che io nutrivo nei confronti dell'attività fotografica del fratello, ma scopro anche del padre. Praticamente chi aveva impiantato lo studio Lo Iacono era Rodolfo Lo Iacono, che, scusatemi, Raffaele Lo Iacono, che vedete qui ritratto. Il professore parlava di animismo, di cosa vuole la fotografia, sembra parlarci in effetti, è quasi lui a interrogare noi piuttosto che il contrario. E questo signore, nato nel 1872 da una famiglia tutto sommato umile, il padre era un artigiano, la madre una contadina, si qualifica, guardando gli archivi anagrafici dell'epoca, come pittore. È una cosa comune a chi si occupa di fotografia. Poi, pian piano, infatti era pittore e decoratore di interni, pian piano, per varie vicissitudini, anche qualche delusione lavorativa nell'ambito della pittura, decide di dedicarsi totalmente alla fotografia, che già praticava per hobby. Però non lo fa in modo amatoriale, sente l'esigenza di specializzarsi e di conoscere, per cui si reca a Milano e frequenta probabilmente, io penso, una scuola che nel 1896 aveva istituito Rodolfo Namias, una scuola laboratorio di fotografia e di fotochimica. Io presumo l'abbia frequentata, comunque di certo c'è la conoscenza, cioè un apprendistato che Raffaele Lo Iacono svolge a Milano presso Namias e gli è talmente grato che il suo prossimo nascituro, lui ha ben 9 figli, cosa abbastanza comune all'epoca, lo chiama appunto Rodolfo ed è quel Rodolfo che ha continuato l'attività nello studio di Modugno. Però lui avvia l'attività fotografica anche altri figli. Un figlio continuerà l'attività in Argentina, un altro poi si dedicherà alla tipografia a Modugno Raffaele stesso dedicherà non solo alla fotografia ma anche alla fototipia e alla tipografia, mostrando di avere notevoli capacità imprenditoriali perché è conosciuto in tutto il meridione, diventa un punto di riferimento ed era l'unico esperto in fototipia in provincia di Bari. Non solo, dopo aver aperto questo studio a Modugno, ne apre altri due, uno ad Acquaviva e un altro a Bari, in corso Cavour 11. Quindi davvero una persona estremamente attiva, estremamente vivace, dato anche il periodo in cui è vissuto. E si occupa principalmente di ritratto, perché chiaramente molti si rivolgevano a lui, però da quello che ho ascoltato si è anche occupato di foto di monumenti artistici del territorio. Purtroppo, come vi dicevo, l'archivio non esiste. Contrariamente all'archivio Cioce, è uguale,
Non ho trovato assolutamente negativi e neanche attrezzature relative allo studio. Forse adesso attraverso un discendente riesco a recuperare una macchina fotografica, ma hanno davvero buttato tutto con mia grande disperazione. E quello che resta sono le foto che mi sono state consegnate da queste due signore, Rosa e Lina Loiacono, che al termine del mio lavoro di studio, della mia tesi, hanno deciso con mia sorpresa di regalarmi queste foto, dicendomi: preferiamo che le tenga tu, che le tenga lei, piuttosto che andare smarrite e disperse. In effetti ci avevano visto giusto, perché anche usando i vari eredi oggi delle foto di Rodolfo e di Raffaele Loiacono c'è poco. Nel ritratto lui veramente dà prova di grande sensibilità. Qui lo vediamo all'interno dello studio della sede di Acquavita, che è regolarmente registrato negli annuari fotografici del 1923, e quello di Modugno invece è registrato negli annuari del 1914, quindi è uno studio abbastanza antico, però se osservo il materiale fotografico che mi è giunto fra le mani, ci sono foto datate che hanno una datazione ancora più remota, risalgono a fine 800 e inizio 900, poi ovviamente la maggior parte delle foto che ho recuperato sono degli anni 20, 30, 10 e via discorrendo. Questa per esempio è una foto del 1910 che lo ritrae con i suoi collaboratori all'interno appunto dello studio di Acquavita. Poi abbiamo questo ritratto che dà prova non solo della sua capacità tecnica, ma anche del suo vissuto, della sua formazione di pittore e decoratore, perché c'è un uso sapiente della luce. Mi raccontavano che inizialmente nello studio nel primo studio che ha aperto in centro a Modugno c'era una luce proveniente da una finestra dall'alto, perché studiava con molta attenzione ovviamente l'incidenza della luce, che era una luce naturale, non si poteva utilizzare tanto la altro in quell'epoca. Forse devo accelerare perché immagino che i tempi siano stretti. Qui ancora altri ritratti, uno legato a un rito religioso, se ne parlava prima, l'altro ritratto invece è della figlia primogenita, che lui ha ritratto tantissime volte, che è stata un po' la sua modella ricorrente e su cui si è divertito anche un po' a sperimentare. Questo è un ritratto della figlia Lina, appena 14enne, 15enne, sembra quasi che ne colga la bellezza acerba di un adolescente che sta sbocciando alla vita. Questi invece sono ritratti di altri suoi figli. Il primo ritratto è di Rodolfo, il figlio che ha ereditato lo studio, in costume con un amico nel carnevale del 1925. E l'altro, un ritratto dell'altra figlia, Rosa, con questo costume un po' esotico, nel carnevale 1930. Ovviamente questa famiglia poteva disporre non di fotografie legate soltanto a riti particolarmente importanti, ma anche a momenti conviviali, amicali. È molto più ricco il corredo fotografico che loro hanno. Interessante notare che sono delle foto a tinta secchia, acquerellate a mano, per simulare una maggiore aderenza al vero, perché non avevano altro modo, e legando un po' la pratica pittorica alla pratica fotografica. Qui invece avete due foto legate al fenomeno migratorio, ne ha già parlato ampiamente il professor Perricone prima. Qui altri ritratti in cui vediamo in studio la figlia con degli amici, o si intravede il fondale dello studio, quindi capiamo bene, e si intravede anche una certa gestualità singolare che ci lascia comprendere anche un po' gli atteggiamenti, il costume, anche una sorta di modernità, soprattutto nelle due figure qui a destra, che ci sorprende, perché sono ritratti degli anni 20 questi, cioè foto degli anni 20. Qui ancora la figlia in delle sperimentazioni, vi ho detto che la ritratta più volte, e nella prima foto la ritrae tre volte su un unico supporto,
Infatti lei poi fa una dedica appunto sottolineando tre soggetti in uno, insomma, quando invia questa foto a un suo familiare. Quest'ultima foto invece è una foto a carbone, che è una tecnica particolare, la dottoressa Cicala vi può illustrare meglio la peculiarità di questa tecnica, ed è una tecnica con cui simula l'effetto pittorico della sanguigna, che è una matita rossa con cui si fanno dei disegni. Quindi ancora una volta emerge e affiora questa sua formazione di pittore oltre che di fotografo. Qui va bene, si aggiungono ritratti che ricordano o episodi di studio, questo è da un collega Molfetta, frequentato da uno dei suoi figli, insomma, equivale alle nostre foto di classe, oppure momenti conclusivi di corsi di addestramento al lavoro, di tecniche artistiche o di sartoria che venivano realizzati e effettuati durante il periodo fascista, con relative mostre ed esposizioni. Ma ci sono anche dei momenti collettivi che Raffaello Loiacono ferma, e sono momenti legati di tipo di natura anche civile, storica. Per esempio questa è la prima commemorazione, la prima giornata del Milite Ignoto celebrata a Modugno, in contemporanea con la tumulazione della sala del Milite Ignoto a Roma, la salma del Milite portato da Aquilei a Roma nel 1921. Ce ne sono altre, io mi sono fermata perché su questo fotografo stiamo lavorando io e un collega, in collaborazione con un collega di una scuola media locale, per realizzare una mostra che illustri, dove illustrare questo quanto è quanta documentazione fotografica ha fornito questo studio e questo fotografo. E in questa mostra poi ci sarà quasi una dilatazione delle opere qui, delle foto di Raffaele Loiacono e in parte anche di Rodolfo Loiacono, perché alcuni ritratti saranno ingigantiti e si espanderanno e verranno stampati in scala 1:1 e andranno a varcare le soglie del palazzo di esposizione, che è il Palazzo della Cultura appunto a Modugno, e correggeranno invece l'involucro esterno del palazzo esterno, del palazzo stesso, del palazzo espositivo, del Palazzo della Cultura, quasi a voler varcare e superare quel buio e che quel limite temporale fisico che ha negato, dove sono state perennemente limitate, che ha limitato per anni questo tipo di fotografie, per arrivare nello spazio della contemporaneità e dell'oggi. Quindi vi invito dal 12 faccio promozione se si può, dal 12 al 19 novembre, se siete liberi, avete voglia di curiosare, di venire a Modugno, Palazzo della Cultura, Biblioteca Perrone, in centro, più o meno nella zona della Villa Comunale, sia per vedere le foto originali di Raffaele Loiacono e di Rodolfo Loiacono, e poi di guardare questa trasposizione contemporanea dell'antico. Una piccola precisazione, si trattava di una stampa, però sì, aveva appunto questo effetto di simulare un disegno, una tecnica, un campuccino, se vogliamo, come si chiama. E premesso questo, però a me piace, cioè questo intervento ci fa capire la drammaticità, cioè non si ha più memoria di questo archivio, non esiste più niente di unitario dello studio Loiacono di Modugno se non la collezione di Laura Levore, che ha fatto questa incredibile opera come un salmone controcorrente, da alcune foto di famiglia di sua proprietà è andata a fare una ricerca disperata per ricostruire la storia di uno studio fotografico della sua città, della sua identità culturale, che non è solo quella di Laura ma è quella di un territorio, Modugno, ma non è solo di Modugno, è un territorio che è Mezzogiorno e la Puglia, siamo noi che siamo qui a parlare oggi
di queste memorie, di questi ricordi, di questo specchio della memoria che è la fotografia. E, quindi grazie Laura per questo tuo intervento incisivo ed emblematico di una grande difficoltà, che è quella di conservare e valorizzare gli archivi fotografici, che è quella che esponeva all'inizio Gabriele Daudilia, e che è il dolore di chi lavora su questo quotidianamente. Oggi è un'occasione per parlarne, per se vogliamo anche per gridare questo tema e continuare il nostro lavoro in questa direzione. Sicuramente tutto questo dibattito ci anima a continuare in questa direzione. Lascio la parola alle conclusioni al sovrintendente Marco Giacomo Bascavelli, senza il quale tutto questo non sarebbe potuto avvenire. Allora, guardando l'orologio, so che ci scacciano alle 7:15, per cui volendo c'è il tempo, perché se qualcuno volesse dire qualcosa siamo contenti di ascoltarlo. Ecco. Prima di... vedo che c'è un Renato Di Nubila, se ricordo bene, che... Giulio? No, come ultimo rappresentante della famiglia Di Nubila, perché tra l'altro non sono potuto intervenire all'apertura della mostra. Vabbè, innanzitutto volevo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, sia delle istituzioni, anche Simona, che è stata definita l'anima di questo convegno, e che hanno dato supporto soprattutto anche a mia cugina, che insomma, ha permesso di realizzare questa mostra e inserirla soprattutto in questo circuito degli archivi fotografici. Io pensavo una cosa, cioè io 40 anni fa, quando ho avuto per la prima volta in mano le lastre di mio nonno, mi divertivo in camera oscura, facevo anche i fotomontaggi. E se avessi pensato allora che mi sarei trovato con le foto di mio nonno in questo contesto, avrei, non lo so, mi sarei fatto una risata, cioè non l'avrei mai ritenuto possibile. Quindi devo dire, sono molto emozionato. Io ieri sera, vivo a Milano, ero al convegno al Castello Sforzesco, quindi di apertura di questi archivi aperti. C'erano mostri sacri, devo dire, da Berengo Gardin, Mario Cresci, la figlia di Mimmo Iodice, tra l'altro di Napoli, che con una punta di, così, di desolazione diceva: a Napoli non esiste niente di tutto questo, questa rete che lei aveva visto a Milano, che c'è anche a Roma, insomma, in alcune realtà. E con un po' di speranza diceva: qualcosa stiamo avendo, abbiamo avuto una sala al Museo di Capodimonte dove e si sono fatti vivere tutta una serie di eredi, perché spesso si parla di eredi, di parenti, discendenti, di fotografi professionisti per la maggior parte, che sono così alla ricerca di un'istituzione che curi la tutela di questa figura. Al convegno di ieri io la parola che mi sono portato dietro è tutela, cioè ringrazio la lungimiranza di mio padre, dei nostri genitori, che 20 anni fa hanno donato a un ente, un'istituzione pubblica come l'Università della Basilicata, questo archivio. Questo ne salvaguarda l'integrità, e quindi al di là poi di tutto quello che potrà essere la digitalizzazione, il fatto di realizzare mostre, eccetera, salvaguarda un'integrità di un archivio. Ieri si diceva che l'archivio fotografico è un'entità un po' che non esiste, perché molto spesso sono archivi di fotografi. Archivi di fotografi, ognuno magari è costruito secondo le sue logiche, ogni fotografo ha una sua logica molto spesso funzionale alle esigenze del cliente, eccetera. E quindi ben vengano poi dopo degli approfondimenti in chiave storica, sociologica, antropologica. E ringrazio ancora una volta mio padre, perché il libro che ha pubblicato 20 anni fa, come dico, di Maria Rosaria Romagnello, una fotografa di Matera, se vedete la mostra giù, è suddivisa in capitoli, quindi quella che era l'archivio funzionale di mio nonno è stato già analizzato in parte e per questo valorizzato, quindi una valorizzazione che non è economica, una valorizzazione che è storica, sociale, culturale, e perché l'hanno diviso in capitoli che magari mio nonno non aveva in mente, e permette quindi di effettuare tutta una serie di letture di questi documenti nelle chiavi più diverse.
Vabbè, basta, sono... ringrazio veramente. No, io non voglio più parlare, giocare troppo, voglio solo ringraziarvi, vengono, scusa, perché è anche una presenza musicale. Io sono molto contento di questo incontro di oggi e soprattutto ritengo che la sua lungimiranza, la passione che oggi avete dimostrato qui nell'organizzare tutto questo, i funzionari che lavorano sul campo, come abbiamo visto, e lei lo sa che cosa significa lavorare sul campo, è faticoso, dispendioso, e uno deve sacrificare anche gli affetti familiari spesso, dovrebbero essere, diciamo, la norma, sappiamo che non lo sono, quindi ritengo che questa esperienza qui di Bari sia un'esperienza da portare come esempio, diciamo, a tantissime altre sovrintendenze. Quindi io vi voglio ringraziare perché oggi abbiamo visto, diciamo, cosa può fare un ente pubblico, un'istituzione pubblica, quando ci sono persone che lavorano con passione, con attenzione e con professionalità. Veramente grazie. Allora, il professore mi conforme, ma vogliono fare la foto con i relatori, vedo qua, sì. Non so se questo era, non era previsto, ma lo facciamo alla fine, facciamo così, adesso no, qualcuno forse vorrà scendere a vedere anche la mostra, chi non ha avuto tempo, domani è ancora aperta la mostra, da lunedì viene disallestita. Volevo davvero ringraziare tutti, non soltanto, come ho fatto all'inizio, chi collabora adesso con la sovrintendenza come dipendente, ma tante persone che hanno collaborato negli anni e che vedo presenti, funzionari in pensione, di cui alcune collaborano ancora come ispettori onorari volontari, nominati con decreto della Direzione Generale degli Archivi. Ci tengo, quando si parla di ispettore onorario, ma non è un titolo puramente onorifico, è un compito arduo, di cui ringrazio chi ci si presta, ringrazio anche chi, come Chiara Manchisi, non è in questo momento ispettore onorario, ma da ex funzionaria, ha avuto lei la lungimiranza di metterci in contatto con la famiglia di Nubila e con Rotary un anno fa, io ero appena arrivato. E insomma ringrazio davvero tutti i presenti, chi ha avuto anche il piacere e la pazienza di aspettare fino alla fine la conclusione di questo lungo incontro, che secondo me ci aiuta molto a capire cose nuove, a immaginare anche dei percorsi nuovi. Devo dire che vorrei avere degli antropologi accanto a noi che fanno con la stessa passione questo lavoro di interrogazione e di nuova comprensione. Questo far parlare le foto, far parlare chi quelle foto le tira fuori dai cassetti magari per la prima volta dopo decine di anni, quello che succederebbe a casa mia, queste cose sono veramente preziose e porterebbero e possono portare davvero a nuove scoperte e poi a costruire e ricostruire nuovi archivi. Sicuramente l'archivio della dottoressa Lepore sarà oggetto di dichiarazioni di interesse storico, se la dottoressa mi ha piacere, perché è diventata, è una collezione in questo senso, perché non è un archivio nato stratificandosi ma costruito volontariamente, ma è una ricostruzione virtuale di un archivio che altrimenti più non ci sarebbe. Mi ha colpito il fatto che torniamo in Basilicata con Notarangelo, è un destino questo di unire le due regioni, in realtà non a caso fino a pochi anni fa era un'unica sovrintendenza, insomma ci si ritrova tra, e ci si ritrova anche al di là delle due regioni, un po' su tutto il mezzogiorno e con gli sguardi che ci portano in giro oltre i confini nazionali. Ringrazio davvero tutti i relatori e mi auguro che ci siano nuove occasioni per vederci insieme. Grazie molto per questo.